Buongiorno, ben ritrovati, siamo in diretta e dunque partiamo con il Covid perché continuano ad aumentare i casi. Il Veneto sfiora i 1500 nuovi casi di Covid-19 in sole 24 ore con 1435 contagi che portano il totale a 494.726. Lo riferisce il bollettino regionale, l'incidenza su 85.207 tamponi, di cui 21.472 molecolari, 63.735 rapidi, è dell'1,68%. Purtroppo si registrano 7 nuove vittime che portano il totale dei decessi a 11.888. In forte crescita, più 708 gli attuali positivi, che sono 17.648, e i ricoveri nei reparti ordinari più 24, che raggiungono dunque i 340. Fortunatamente scendono i pazienti in terapia intensiva, che sono con meno 3, 62 pazienti. Dunque questo per quanto riguarda la situazione Covid, ma parliamo anche di cronaca perché domenica c'è stata una rapina a mano armata a Marocco, in una villa di Marocco, e malviventi ancora in azione nella zona di Mogliano, ma sentiamo tutti i particolari per noi da Francesca Bozza che si trova sul posto. Francesca, buongiorno. Buongiorno Daniela, buongiorno ai telespettatori, spero riusciate a sentirmi. Abbiamo alle spalle il campanile della chiesa di Zerman che sta suonando le 12 in punto, perché è proprio qui a due passi dalla chiesa di Zerman che ieri una banda è entrata in azione, come hai detto tu, a 48 ore di distanza dall'assalto di una banda armata domenica sera nella villa dell'ex petroliere Giancarlo Miotto a Marocco di Mogliano. Questa volta, a differenza appunto di quanto accaduto 48 ore fa, questa volta il colpo non è andato a segno. Dalla ricostruzione fatta dai carabinieri intervenuti sul luogo, la banda sarebbe entrata in azione intorno alle 18, si sarebbero introdotti all'interno proprio della villa che vedete nelle immagini, ma telecamere di videosorveglianza hanno rilevato dei movimenti sospetti visti dal custode della villa, che ha messo in fuga i banditi e dato immediatamente l'allarme. Si parla di 4 persone, probabilmente una quinta era in auto ad aspettare i complici. 4 persone come i componenti della banda che, come detto, domenica sera avevano assaltato la villa di Giancarlo Miotto, sequestrando l'intera famiglia, l'imprenditore, la moglie, la figlia piccola e due domestici, tenendo sotto sequestro e minacciando con le armi la famiglia. Avevano svuotato le due cassaforti presenti in casa e poi erano fuggiti. Stavolta, appunto, come detto, nella villa dell'imprenditore Nicola Giol, il colpo non è stato portato a termine grazie all'intervento del custode. Adesso quelle immagini delle telecamere del sistema di sorveglianza, che hanno permesso proprio di notare questi movimenti sospetti, sono state acquisite immediatamente dai carabinieri di Mogliano, intervenuti subito dopo l'allarme insieme poi ai colleghi del comando di Treviso. Sono state appunto acquisite, verranno attentamente analizzate per capire innanzitutto se si tratta della stessa banda entrata in azione domenica sera nella villa di Miotto, e per identificare i responsabili di questo tentato assalto. Naturalmente a Mogliano c'è la paura, nel giro di poco meno di due giorni, due colpi, uno a segno, uno tentato, ma chiaramente cresce la paura e naturalmente si intensificheranno i controlli e nelle prossime ore ci sarà anche un pattugliamento proprio dei carabinieri in tutta la zona. Daniela, se non ci sono domande io ti restituirei la linea. Grazie, grazie davvero Francesca, grazie, buon lavoro. Parliamo anche dei cortei no pass, perché ieri c'è stato un corteo no pass a Padova e sarà stata forse la pioggia, ma la manifestazione, il corteo è stato un flop. Appena una settantina di manifestanti che da Piazza Garibaldi hanno percorso le strade limitrofe al centro scandendo i soliti slogan contro il Green Pass e i vaccini. Non sono mancati comunque i momenti di attrito con le forze dell'ordine, quando due
signore agguerrite si sono inizialmente rifiutate di mettere la mascherina obbligatoria per ordinanza comunale. Alla fine l'hanno indossata ed il corteo è partito. Per domani mattina previsto un nuovo sit-in di protesta davanti al Dipartimento di Igiene e Prevenzione a sostegno del personale sanitario sospeso. E dopo quasi 2 anni di pandemia abbiamo chiesto anche ai cittadini un po' un bilancio di come è stata affrontata sul territorio questa situazione, che ricordiamo sono 2 anni che va avanti, e si sono detti fiduciosi nella campagna vaccinale, e ovviamente tutti i cittadini si appellano al buon senso di tutti per cercare di superare anche questa che ormai è definita la quarta ondata. Nel Veneto mi sembra che sia stata gestita anche bene. Siete soddisfatti? Sì, per il momento sì. Secondo me è stata gestita discretamente bene. Certo, dobbiamo essere più rispettosi noi come cittadini, come vede io la mascherina la indosso sempre. Credo che dobbiamo attenerci alle regole. Io sono soddisfatta di come è stata la procedura di tutto e anche ottimista che andrà meglio. Il problema è poi che la gente è contraria, una parte, a fare questo benedetto vaccino, che poi ci rimette quelli che ce l'hanno fatto come noi, per esempio. E questo non riesco a capirlo, perché da ragazzini i vaccini li abbiamo fatti tutti, quelli obbligatori. E stanno andando abbastanza bene le cose. Quelli che sono vaccinati almeno hanno la possibilità di girare. Ha paura di una zona gialla? Speriamo di no, perché abbiamo avuto difficoltà in questi anni. Lei ha paura di entrare in zona gialla? No, sono ottimista. Io spero che quello che abbiamo conquistato faticosamente venga mantenuto, però se dovesse esserci, pazienza, ci atterremo anche a questo. E adesso possiamo uscire, fino a poco tempo fa ci doveva stare chiusi in casa. Per me è fatto abbastanza bene, di peggio meglio non penso si potesse fare. Importante che tutti si vaccinino. Direi assolutamente bene, per me, per quanto riguarda, sì, è stato abbastanza tenuta sotto controllo. Non c'era una situazione analoga che era capitata in passato, quindi confido sempre nella buona gestione. Parliamo anche di vaccini, sono 3.618.974, pari all'82,7% della popolazione vaccinabile, residenti in Veneto che hanno ricevuto il richiamo del vaccino anti-Covid, lo segnala il bollettino regionale, la percentuale sale all'85%, se si considerano anche coloro che hanno almeno una dose e si sono prenotati per la seconda. Ieri sono state effettuate 14.907 vaccinazioni, delle quali 10.232 erano terze dosi, per un utilizzo del 92,5% delle forniture. Sono dunque 224.380 residenti ad aver ricevuto la dose addizionale o booster, pari al 4,6% dell'intera popolazione. Dunque, lo abbiamo detto in apertura di questa edizione, continua a salire la curva dell'epidemia in Veneto, una situazione che rischia di portare la nostra regione, assieme anche ad altre regioni in fascia gialla, proprio a ridosso del Natale. Una situazione che riguarda anche altri territori, come vi avevamo detto, italiani, e così alcuni governatori chiederanno all'esecutivo misure restrittive solo per i non vaccinati sul modello austriaco. 1.278 nuovi positivi in Veneto nelle ultime 24 ore, dato che da tempo non si leggeva nei bollettini quotidiani di Azienda Zero. Una curva che continua a crescere, come aumentano i posti letto occupati negli ospedali veneti, con 325 pazienti in area non critica, con un incremento di 8 unità rispetto al report di ieri mattina, e 65 in terapia intensiva. Bollettino che conta anche, purtroppo, 5 nuovi decessi. La morsa del virus che torna a stringersi sulla nostra regione
mutazione che secondo l'Associazione Italiana di Epidemiologia dal 29 novembre potrebbe passare in fascia gialla. Ipotesi che stando alle proiezioni della regione però sembrerebbe al momento esclusa, visto che tra 2 settimane in Veneto si dovrebbero superare 2 parametri, l'occupazione dell'area intensiva e l'incidenza ogni 100.000 abitanti su 3, che farebbero scattare il passaggio di zona. Un rischio, quello della fascia gialla a ridosso delle festività natalizie, che riguarda e preoccupa altre regioni italiane, con alcuni governatori che sul modello austriaco del lockdown per i non vaccinati chiederanno all'esecutivo che le misure restrittive legate alle aree di colore valgano solo per le persone non immunizzate. Intanto da Palazzo Chigi fanno sapere che nel nostro paese per ora non ci sono i numeri per un provvedimento come quello adottato in Austria, ipotesi che anche il governatore del Veneto Zaia ieri aveva escluso. Ma non c'è solo la politica ad interrogarsi su interventi simili, la discussione coinvolge pure i cittadini. Alcuni, proprio per evitare un secondo Natale di restrizioni, si dicono favorevoli a restrizioni solo per coloro che non hanno intrapreso il percorso vaccinale. Se aumentassero i contagi, secondo lei fare come ha fatto l'Austria sarebbe giusto? Secondo me sì. Quindi chi è vaccinato può uscire, chi non è vaccinato? Rimane a casa. Una soluzione parziale, perché effettivamente bisognerebbe vaccinarsi tutti. Potrebbe essere un sistema per evitare il contagio. L'idea di comunque farli stare a casa è, sì, è necessario per la società, quindi io credo che questo modo di vederla non è del tutto scorretto. C'è poi chi invece ribadisce l'importanza della libertà di scelta e anche di movimento. Io non sono d'accordo, cioè chi vuole vaccinarsi si vaccina, chi non vuole vaccinarsi fa meno, fa tamponi, quello che serve. Anche loro hanno diritto di uscire. Non ha senso, io dico che chi di dovere dovrebbe assumersi la responsabilità di mettere un obbligo di vaccino. Una notizia di cronaca: i vigili del fuoco di Treviso con 2 squadre insieme al capo servizio, al funzionario e al NIAT, nucleo investigativo antincendio territoriale, stanno intervenendo per un sopralluogo tecnico per la segnalazione di un guasto su un treno che trasporta sostanze pericolose. Il convoglio si trova qualche centinaio di metri fuori dalla stazione ferroviaria di Treviso in direzione Vicenza, nessun problema nel circondario. Questa dunque la notizia di cronaca. Ma ora invece ci colleghiamo con un duo comico, non avrebbe bisogno di essere nemmeno presentato. Carlo e Giorgio li vedo già sullo schermo. Buongiorno. Buongiorno, ciao. Buongiorno a tutti. Ciao. Buongiorno. Dunque, lunedì ci sarà una grande novità su Antenna 3. Perché? Ce lo dite voi? Perché? Lo diciamo noi, perché inizierà una striscia, una nuova avventura che si intitola Senza Skei. Ecco, partiamo da questo titolo, Senza Skei. Sì. Perché? Perché magari, che cos'è Senza Skei? Senza Skei vuole essere, diciamo, un tutorial. Un tutorial per aiutare la gente e il pubblico a superare questo momento che è un po' difficoltoso, insomma, che veniamo da questi 2 anni un attimo di difficoltà. Una guida pratica, diciamo, è ironica, più ironica che pratica, ecco. Che diciamo che è un po' uno specchio, no, del momento che sta vivendo il paese, diciamo, forse voi che ci state ascoltando, di sicuro noi. Esatto, noi. Ecco, la smontiamo subito dicendo che è più ironica che pratica, non ci prendiate sul serio. No, ecco, chi sarebbe Senza Skei? Beh, innanzitutto diciamo noi. Innanzitutto noi, ma facciamo degli esempi, facciamo una serie degli esempi di come si reagisce ad una situazione senza Skei e quindi come ci si inventa di sopravvivere, di tirare avanti. Diciamo che il Veneto è anche abbastanza fortunato nel suo, però ecco, diciamo che questo periodo di crisi anche economica si protrae da tanto, ha colpito un po' tutti e tutti si lagnano fondamentalmente anche in maniera anche giusta, insomma, le crisi, le Skei, e quindi senza Skei. Quindi dal caro benzina, quindi magari qualcuno deve rinunciare alla macchina, al tenersi in forma, che quindi qualcuno dovrà rinunciare alla palestra, eccetera, noi cerchiamo di dare dei consigli come ovviare a questa mancanza di Skei. Ma che consigli, ecco, volete dare voi? Di questi tempi la gente, oltre a non avere gli Skei, che cos'è che non ha?
Il sorriso non ha la gente, perché è da troppo tempo che tutti sono arrabbiati gli uni con gli altri, e per i vaccini, non vaccini, e per uscire, per stare a casa, per viaggiare, per stare... allora c'è bisogno di un po' di leggerezza, un sorriso e di serenità, un po' di serenità, e noi cerchiamo, ecco, il nostro tentativo anche con i nostri 5 minuti, durerà 5 minuti, 5 minuti, ma fatti bene, come si di fare questo, di regalare un sorriso e di regalare un po' 5 minuti di serenità, ecco, questo noi ci proviamo, no? No, anche perché poi partite voi col TG, che iniziate subito a parlare di contagi, date subito una bella volta, magari un attimo prima gli diamo un'iniezione di leggerezza, capito? Ecco, quindi c'è poca voglia di ridere, soprattutto in questo periodo. Esatto. No, veramente sì, secondo noi c'è anche tanta voglia di ridere, purtroppo ci sono poche occasioni, ecco, noi vogliamo essere una di quelle. Bravo. Ma a voi che cos'è che fa ridere? Sì. E a me lui. E quindi noi non siamo degli esempi da seguire. Ecco, negli vostri sketch invece che cosa vi ispirate voi? Beh, sicuramente alla vita quotidiana, e mai come nel programma che andrete a vedere senza schei, proprio a questioni proprio quotidiane. Pratiche quotidiane. Quindi l'osservazione del quotidiano portata un po' al paradosso, ma neanche poi tanto, sarà il nostro punto di partenza. Ovviamente, giustamente, come dice il mio illustre collega, di cui adesso mi sfugge il nome, però... Giovanni, ecco, beh, no, dai, Carlo, ma dice Carlo, appunto, portando ovviamente al paradosso, altrimenti non c'è la possibilità. Sarà a voi decidere se questo è un paradosso o se invece sono delle situazioni reali e calzanti. Ti è piaciuto Calzanti? Però. Carlo e Giorgio, un sodalizio che dura da 25 anni, nozze d'argento. Sì, c'è chi dice troppo, ma insomma non insistiamo, anche perché purtroppo a causa del lockdown questi 25 anni sono già diventati 26, senza accorgersene. Sì. Ma noi ripartiamo sempre di slancio, noi siamo come la fenice che non la fenice, perché risorge ogni volta. Esatto, almeno siamo convinti. Dopo. Che cosa vi piace l'uno dell'altro di più? Guarda, che ogni tanto anche vado a casa mia e ho anche una vita personale senza per lui. Ma che cosa ti piace? Quando mi manca? Quando vado a casa? No, beh, ma è giusto ed è sbagliata una domanda del genere, perché siamo come una coppia, no? Sposata, che ci sono pregi e difetti, ma non si separano più, tutto il positivo diventa anche negativo e tutto il negativo diventa contemporaneamente anche positivo, anche perché dopo tanti anni, come in una coppia vera, quelli che ti sembravano dei pregi cominciano pian piano a diventare dei difetti, e bisogna conviverci, e peggiora sempre di più peraltro. Sentite, TV e teatro, che cos'è che vi calza meglio? Devo dire che il teatro, lo spettacolo dal vivo è più bello, cioè è bello perché comunque hai il pubblico lì davanti, cioè, ecco, negli ultimi 2 anni no, però diciamo che ecco, c'è il pubblico, puoi vedere il pubblico, lo senti, lo respiri, lo percepisci, ci giochi insieme, e questa è la cosa unica. Ma da lunedì invece ci calzerà meglio solo la TV, da lunedì al venerdì solo la TV. Anche perché ha un potenziale da TV completamente diverso, straordinario, e che vale la pena di scoprire insieme. Esatto, da lunedì. Ecco, sappiamo insomma questi 2 anni sono stati difficilissimi un po' per tutti, e che effetto vi ha fatto tornare sul palcoscenico dopo che hanno riaperto i teatri, insomma dopo così tanto tempo? Guarda, la sensazione è un po' strana, anche perché poi abbiamo ricominciato un po' a singhiozzo, adesso non vorrei essere troppo serio perché non è il momento, ma la sensazione è stata un po' strana, anche perché sia da parte nostra che da parte della gente c'è ancora un po' di timore.
che speriamo via via con le prossime serate, adesso andando verso fine anno, che se ne dica di tutti gli aumenti di contagi eccetera, invece che si stemperi un po' questa resistenza un po' della gente e che ci sia davvero questa serenità nell'andare a teatro. Poi artisticamente e anche umanamente, come è stato tornare sul palco e a fare spettacolo dal vivo, è un po', userei una metafora un po' calcistica, no? È come quando un calciatore o un giocatore torna a giocare dopo un lungo periodo di fermo, no? Perché un infortunio, ecco. Beh, quindi effettivamente lo senti, sei un po' più rallentato, ti manca il ritmo. Vorrei farti male, non poggi bene il piede, no, allora, devi riprendere un po' il ritmo, ma è questione di uno spettacolo, due, poi faremo un bel po' di riscaldamento, dai. Invitate un po' il nostro pubblico a guardarvi, a guardare il vostro programma senza Sky. Ma guarda, ma con due... come si dice bene, due musane, due visi, così come si fa a non vedere senza Sky? E non altro per compassione, visto il momento che stiamo qui. Tra l'altro, comunque, se siamo verso la chiusura, noi dovremmo anche ringraziare però un po' di persone, un po' di cose. Innanzitutto Antenna 3, che era... Innanzitutto Antenna 3, che ha avuto questa folle idea di darci questo spazio quotidiano a partire appunto dal lunedì 22 novembre. Quindi esatto. Grazie ad Antenna 3. E poi con chi collabora con noi, da Banda degli Onesti, che è il gruppo nostro di lavoro, a Holy Club, che si sta occupando appunto della parte video, e tutte le forze che fanno parte del progetto Corus, che è un progetto artistico e culturale, quindi cosa che possiamo dire? No. Culturale, che è a sede a Mestre, dove registriamo tra l'altro del programma. Ma tutto questo per dire che dal lunedì 22 novembre ci saranno ogni giorno 5 minuti di leggerezza, di comicità e di spensieratezza. Prima a che ora? I telespettatori. Aspetta, mi guardiamo. Alle 20, aspetta, alle... domanda tra bocchi. Alle 20 e 10, alle 20 e 10. Repliche. Però hai fatto, io avevo anche la giustificazione per questa domanda, perché ieri sono stato poco bene. E i progetti vostri invece futuri, quali sono? I progetti futuri sono di resistere e continuare ad andare avanti. E sperare appunto che tutto proceda per il meglio, tanto da poter tornare anche noi, insomma, in un regime di normalità. Di normalità nel circuito teatrale, nei nostri giri a teatro, e naturalmente cercare di portare a teatro anche la gente che ci vedrà dalla prossima settimana su Antenna 3. Ecco, l'invito anche questo ai cittadini, di tornare a teatro, di tornare anche a sorridere. Senz'altro, c'è bisogno di sorridere. Dopo, se volete, andate a vedere anche qualche spettacolo di prosa un po' più serio, impegnato, però in generale andare a teatro è un gesto, il fatto di uscire di casa, di andare a partecipare, di andare in mezzo ad altra gente, dobbiamo riprendercelo. Ecco. Noi dunque vi aspettiamo lunedì, sì. Vogliamo ricordarlo? Dal lunedì 22 novembre, dal lunedì al venerdì alle 20:10 su Antenna 3. Carlo e Giorgio in Senza Sky. Bene, grazie davvero. Grazie, vi aspetto. Quindi lunedì vi aspettiamo a vedere sicuramente tutti i telespettatori a vedere Carlo e Giorgio. Grazie davvero. Grazie, ciao. Ciao a tutti, grazie. Ciao. Bene, ora noi ci fermiamo. Dopo aver salutato Carlo e Giorgio, vi ricordo lunedì su Antenna 3. Ora ci fermiamo, qualche istante di pubblicità, poi torniamo in diretta. Siamo tornati nuovamente in studio, sempre in diretta, ci colleghiamo subito perché la vedo sullo schermo, l'assessore regionale alla sanità Manuela Lanzarin. Buongiorno. Buongiorno. Dunque, assessore, siamo a 1500, quasi 1500 nuovi casi in 24 ore, un aumento insomma importante di contagi. Sì, sicuramente il bollettino di questa mattina insomma non ci fa dormire sonni tranquilli, diciamo così. 1500 casi, eravamo a 1245-50 ieri mattina,
siamo aumentati molto oggi. Fortunatamente la parte ospedaliera aumenta, ma di qualche unità, quindi ancora sono con dimensioni molto sotto controllo. Siamo al 62% in terapia intensiva e a 349 in area non critica. Siamo un po' aumentati leggermente di più nell'area non critica e fortunatamente meno in terapia intensiva. Ma questo cosa vuol dire? Vuol dire che il virus sta circolando molto, molto, e che dobbiamo essere molto attenti, e che sicuramente i nostri parametri nella cabina di regia di questa settimana, quindi di venerdì, saranno cambiati rispetto a quelli della settimana prossima. Non c'è dubbio su questo. Uno dice davvero a rischio zona gialla nel mese, insomma, per il Natale? Allora, se noi facciamo due calcoli, noi sappiamo che per andare in zona gialla dobbiamo avere i due parametri delle occupazioni ospedalieri, entrambi devono aver superato il 10% le terapie intensive e il 15% l'area non critica. Noi abbiamo una previsione, la cabina di regia di questa settimana, che avremo un 6% di terapia intensiva e un 5-6% di area non critica. Quindi abbiamo ancora qualche margine, però giorno dopo giorno vediamo che noi comunque stiamo salendo, quindi la sensazione è quella che in un paio di settimane potremmo sicuramente essere in area gialla. Ecco, fra l'altro, insomma, non è solo la nostra regione, altre regioni sono a rischio perché i contagi stanno aumentando un po' dappertutto, e qualcuno dice più restrizioni un po' per i non vaccinati, come un po' il modello austriaco. Secondo voi sarebbe opportuno, si potrebbe fare, non sarebbe insomma una cosa giusta? Lei che cosa pensa? Ma allora, se ne parlerà domani in conferenza delle regioni, perché domani c'è una conferenza delle regioni dove verrà trattato anche questa tematica, ossia come ci prepariamo a passaggi di zona, come affrontiamo insomma i numeri che stanno emergendo, e quindi se ne parlerà in maniera compiuta domani. Il presidente Zai ha sollevato una questione reale, però una questione di costituzionalità nel pensare di applicare misure differenziate di questo tipo. È altrettanto chiaro che oggi questa ondata è l'ondata dei non vaccinati, perché se noi vediamo i numeri, la maggior parte delle persone appunto positive sono persone non vaccinate, e soprattutto le persone che oggi sono dentro la parte ospedaliera sono per l'80% in terapia intensiva persone non vaccinate e per il 70% in area non critica persone non vaccinate. Quindi c'è un reale problema legato alle persone che per mille motivi, il vaccino non è obbligatorio, per paura, titubanza, per convinzione, io non entro nello specifico, non si vaccinano in questo momento, ma mettono a rischio anche la libertà e la movimentazione delle altre persone in questo momento. Ecco, fra l'altro da Roma si sta valutando insomma una nuova stretta anche sui Green Pass, non più un anno ma 9 mesi, e anche i tamponi verranno ridotti come tempo di validità, insomma si sta valutando anche questo. Sì, io so che il CTS, insomma, me l'aveva annunciato anche il professor Palù questa settimana, si sarebbe incontrato sulla valutazione della durata del Green Pass. Si parla insomma di non più i 12 mesi, ma insomma di una riduzione per quanto riguarda appunto la validità del Green Pass, e differenziarla rispetto a chi farà la terza dose, chi insomma avrà il ciclo completo più la dose booster, e anche per quanto riguarda la durata dei tamponi, questo per cercare di mettere in protezione sempre di più insomma i nostri territori, per permetterci di rimanere insomma nel regime che siamo oggi, che è un regime di totale diciamo libertà. Una misura che però dobbiamo, abbiamo l'obbligo e potremmo insomma, ci potrebbe aiutare molto, è quella però della mascherina. Se noi adesso usassimo la mascherina sempre all'interno, all'esterno, dove ci sono sicuramente assembramenti e quant'altro, questo ci aiuterebbe molto. Ecco, si potrebbe tornare anche alla mascherina all'esterno, magari obbligatoria? Certo, la zona gialla probabilmente prevede già dei passaggi di questo tipo. Sappiamo che il passaggio a zona gialla, se io non ricordo male, implica l'obbligo della mascherina, mi sembra, anche all'esterno, implica i 4 tavoli nei ristoranti e la riduzione per quanto riguarda poi le attività culturali, teatri e quant'altro. Quindi già il passaggio di scenario in zona gialla implicherebbe alcune misure di questo tipo, che sono misure alla fine di buon senso. La misura della mascherina, dell'igienizzazione delle mani, del distanziamento, di evitare gli assembramenti, mi sembra che siano misure di buon senso che ci costano poco, ma che ci aiutano a contenere anche questa nuova ondata. Ecco, invece a livello di vaccinazioni come sta andando nel Veneto?
Allora, la vaccinazione sta progredendo, noi abbiamo ormai raggiunto questo 85% della popolazione che si è vaccinata o ha intrapreso il ciclo vaccinale, quindi si è prenotata. Vediamo che oltre l'85% facciamo fatica ad andare, quindi probabilmente io credo guadagneremo qualcosa, ma non tanto. Oggi le 15.000 vaccinazioni al giorno che facciamo, il dato di questa mattina, 10.000 sono terze dosi, quindi vuol dire che la terza dose sta prendendo piede molto bene, siamo già a 230.000 terze dosi. Sappiamo che dal 1° dicembre la terza dose può essere fatta anche da tutti gli over 40. Noi stiamo predisponendo appunto con Azienda Zero, con il portale, il fatto che le persone si possono prenotare, lo annunceremo nei prossimi giorni anche, quindi anche per i mesi successivi, e quindi già con una data di prenotazione per la terza dose dopo aver finito, passato i 6 mesi, che sono quelli che oggi servono per poter fare la terza dose. Ecco, e quindi chi dovrà vaccinarsi, cioè la fascia dai 40 ai 60 anni che sono previsti per il 1° dicembre, potranno dunque anche prenotarsi un po' prima, ovviamente poi nel mese in cui è autorizzato, insomma, a vaccinarsi. Stiamo lavorando al sistema per permettere questo, lo annunceremo appena il sistema sarà pronto. Assessore, c'è un po' di preoccupazione soprattutto per il Natale, tanti chiamano, che cosa succederà, che cosa non succederà. Un consiglio, insomma, ai cittadini, soprattutto agli anziani. Ma allora è difficile capire cosa succederà, cosa non succederà. Allora, i numeri ci dicono che se continuiamo con questo trend sicuramente, insomma, noi andremo a ricoprire la zona gialla, poi la zona gialla passaggio alle altre zone, insomma è tutto vedere se continua appunto la circolazione del virus e se arresta, se riusciamo a mettere in protezione soprattutto le persone più fragili, più vulnerabili, quindi è molto difficile. È chiaro che però questo ci impone anche l'obbligo, e credo che lo farà sicuramente domani la conferenza delle regioni, il presidente delle regioni, di fare un punto della situazione e capire come affrontare il Natale, proprio per cercare di salvare il Natale da un punto di vista sia di momento importante, religioso, relazionale, sociale, ma anche come momento economico. Quindi le azioni che probabilmente saranno discusse, verranno prese in considerazione anche adesso e che sono l'oggetto un po' dei confronti in questi giorni, vanno nella direzione di voler salvare il Natale proprio su tutti gli aspetti. Fra l'altro adesso con l'arrivo anche dell'influenza, questo sicuramente non aiuta. Non aiuta assolutamente, stiamo già vedendo circolazione di influenza, cosa che l'anno scorso non vedevamo. Probabilmente l'anno scorso, ce lo ricordiamo, c'erano chiusure, non eravamo nella situazione di oggi, quindi trasporti, momenti sociali, insomma, e quant'altro, e soprattutto forse utilizzavamo un po' più in maniera attenta la mascherina e ci ha molto protetto. Quest'anno vediamo, insomma, che sta circolando già l'influenza, e quindi raccomandiamo anche la vaccinazione antinfluenzale soprattutto per le persone più anziane e più fragili. Sappiamo che si può fare anche contemporaneamente terza dose antinfluenzale, poi sarà ogni medico del proprio assistito, insomma, anche a consigliare la situazione migliore in base alle caratteristiche della persona, alle patologie, insomma, che la persona ha, o che comunque alle proprie caratteristiche. Abbiamo anche in queste ultime settimane un forte intasamento per quanto riguarda l'area pediatrica, perché abbiamo visto che ci sono un concomitanza di virus respiratori che interessano i bambini, e quindi anche lì c'è una forte pressione anche nelle nostre pediatrie, nel pronto soccorso pediatrico dell'azienda ospedaliera di Padova, perché obiettivamente il clima, l'umidità, il freddo, il fatto che comunque oggi siamo sicuramente molto più in giro, fa sì che ci sia questa circolazione di virus respiratori che sono tipici di questa stagione, ma chiaramente si sommano uno dopo l'altro, e questo rende un po' più difficile la situazione. Ecco, e fra l'altro, come ultima domanda, assessore, sta crescendo anche il numero delle classi in quarantena nel Veneto? Sta crescendo il numero delle classi in quarantena.
Questo perché? Perché questa variante, la variante Delta, che è quella su cui, di cui stiamo parlando da un po' di tempo, è una variante molto infettiva, che circola con molta velocità e che anche contagia i bambini. Nella variante invece Alfa, quella che conoscevamo un anno fa più o meno, non aveva questa contagiosità, soprattutto rispetto ai bambini più piccoli. Quindi noi stiamo vedendo che ci sono molte classi che purtroppo devono andare in quarantena, soprattutto nella fascia dei bambini non immunizzati, quindi dalla fascia 0-6, quindi scuole materne, asili, ma poi anche la primaria fino ai 12 anni. È vero che si sviluppa un'infezione che non è un'infezione fortunatamente grave, e quindi è un'infezione che può essere anche gestita e chiaramente insomma non ha ripercussioni nella maggior parte dei casi in maniera forte e grave, a parte qualche caso sporadico, ma che ha poi chiaramente dei percorsi definiti, anche dipende probabilmente molto dalle caratteristiche della persona singola. Però questo cosa impone? Questo impone che ci sono le chiusure, quindi le quarantene, quindi intere classi a casa, di conseguenza famiglie che devono mettersi in quarantena. Insomma, è molto complicato e sappiamo che questo insomma interessa poi anche famiglie intere, quindi con le ripercussioni poi legate alla conciliazione appunto della vita familiare e della vita lavorativa. Ecco, ultima domanda. Assessore, oggi è la giornata dedicata ai bambini piuma in Veneto. Sì, oggi è la giornata dedicata a questi, molte delle nostre strutture si sono colorate di viola, colore insomma con cui viene identificata appunto questa giornata. In Veneto noi abbiamo circa 2000 bambini l'anno insomma prematuri, che però fortunatamente sono bambini che poi crescono, anzi crescono molto forti, e quindi riescono poi a superare questi primi momenti di difficoltà, anche perché c'è una rete con le patologie neonatali molto sviluppata che riesce a dare supporto a questi bambini ma alle loro famiglie, perché sappiamo che quando c'è un bambino piuma o un bambino prematuro c'è anche un contesto familiare molto importante che va seguito, accompagnato proprio per le caratteristiche insomma che una situazione di questo tipo crea nei genitori, che chiaramente con molta apprensione e molta attenzione devono seguire passo per passo la crescita e lo sviluppo del proprio bambino. Grazie, grazie davvero assessore, grazie, grazie per aver accettato l'invito e per essere stato con noi, grazie. Grazie a voi, buongiorno. Grazie, grazie, arrivederci. Adesso noi ci spostiamo a Padova, dove è in corso una conferenza stampa per fare un po' il punto della situazione dei contagi anche nel Padovano, che ricordiamo è la provincia dove ci sono stati più contagi negli ultimi giorni. Non so se riusciamo a collegarci subito con la nostra Valentina Visentin, che dovrebbe essere collegata con noi da Padova. Sì, buongiorno Daniela, sono all'esterno dell'azienda ospedaliera di Padova, in corso alla conferenza stampa. Come hai ben detto, purtroppo Padova è una delle province peggiori. Pensate che nelle ultime 24 ore un boom di contagi, 358 quelli appunto registrati nella provincia di Padova, che supera i 3.400 casi attualmente positivi in tutta la provincia. L'azienda ospedaliera sta facendo un po' il bilancio. Quello che rincuora è che tutto sommato è abbastanza sotto controllo la situazione dei ricoveri. Sono 62 i pazienti attualmente ricoverati oggi in azienda ospedaliera tra i vari reparti, quindi parliamo di malattie infettive, ginecologia, dove c'è la più giovane paziente che ha appena 19 anni, e poi le terapie intensive e subintensive. Padova appunto con questo numero altissimo di contagi, il direttore generale Dalben sta facendo il punto della situazione e molti, come ha detto anche l'assessore regionale Lazzarin, sono gli stati di accessi al pronto soccorso pediatrico con bambini con sintomi simili al Covid, perché sta ovviamente girando anche l'influenza. Fortunatamente su oltre 350 accessi con sintomi simili al Covid, solo 5 sono risultati positivi e uno si è tradotto in un ricovero. Il bambino però sta già bene ed è stato dimesso. Quindi questa è un po' la situazione nel Padovano. Adesso si farà anche qui in azienda ospedaliera un po' il punto sui bambini piuma, perché oggi è la giornata della prematurità, e qui a Padova in pediatria insomma c'è un centro di eccellenza che segue proprio i bambini nati pretermine. Ti ringrazio, grazie, ti lasciamo libera, sappiamo che c'è la conferenza stampa in corso, grazie, grazie davvero, grazie, grazie, buon lavoro.
Rimaniamo noi a Padova perché sono 8.000 i tamponi al giorno in questo periodo nelle farmacie della provincia di Padova, numeri record, mentre i farmacisti ricordano che in farmacia ci si può sempre vaccinare gratis. Ne parliamo dopo perché vedo invece collegato già con noi, quindi mi collego subito con Daniele Minotto, vice direttore di AVA di Venezia. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, con lei insomma facciamo un po' un punto, la crescita dei contagi, la paura, insomma molte restrizioni nei paesi europei e insomma qualcuno dice forse a rischio il Natale come prenotazioni perché le restrizioni ovviamente fanno sì che molte persone decidano di non viaggiare, c'è questa preoccupazione? Beh, ovviamente dopo 2 anni di crisi che abbiamo appena purtroppo festeggiato il 12 novembre dopo dall'acqua alta, per Venezia purtroppo non è iniziata col Covid la fase difficile, ma è iniziata con la famosa acqua alta straordinaria. Siamo preoccupati fino a un certo punto, nel senso che è innegabile che il Covid abbia dettato i tempi delle nostre aziende, di tutte le nostre abitudini di vita che abbiamo sempre avuto. Vediamo che da giugno di quest'anno c'è stata una risposta positiva. Continuano ad arrivare prenotazioni ai turisti, specie nel fine settimana e anche durante la settimana nel midweek, comunque con dei numeri un pochino più bassi, ma comunque positivi. Quindi vogliamo essere ottimisti. Quello che è importante, secondo noi, in questo momento è sicuramente che ci siano delle politiche serie e restrittive dal punto di vista degli obblighi vaccinali, che noi abbiamo sempre sostenuto. E uno dei punti importanti è il fatto che il Veneto viene ritenuto, e Venezia, una città sicura dal punto di vista proprio del rischio di contagio. Sono corretti i protocolli che abbiamo applicati e sono molto alti i numeri di vaccinazione. E questo fa continuare ad avere una presenza di turisti europei, cioè quelli che possono muoversi ovviamente, perché chi si può muovere via terra è sicuramente le provenienze più presenti all'interno della città. Quindi francesi, tedeschi, austriaci. Ovviamente viviamo il problema sulla parte più a destra dove c'è un contagio che corre più veloce. Preoccupazione ovviamente se dovessero esserci condizioni per chiudere. È giusta la posizione che è stata presa, che non dovrà essere più un lockdown per i vaccinati ma solo per chi fa una scelta che noi riteniamo assolutamente sbagliata di non vaccinarsi. Ecco, quindi, un po' un modello austriaco. Sicuramente sì, perché davvero non è giusto che chi ha permesso di arrivare ad oggi, per l'anno scorso in questo momento eravamo chiusi, non circolava nessuno, questa qui è stata una conquista di chi ha avuto fiducia e coraggio ed è andato a vaccinarsi e sta procedendo con la terza dose, quindi quelle persone è giusto che possono muoversi e che le aziende possono andare avanti a lavorare. Questo è fondamentale e lo riteniamo che è veramente una corretta interpretazione della situazione, anche premiare chi ha dato un contributo a superare una fase difficile. Ecco, parlavamo insomma di prenotazioni insomma, che stanno arrivando per Natale. Molte altre località ci dicono ci sono poche prenotazioni in questo momento, invece lei diceva Venezia, insomma siamo abbastanza tranquilli da quel punto di vista. Beh, allora per noi inizia la fase di calo fisiologico anche in condizioni normali, da quando è il periodo di novembre comunque si riducono. In questo momento stiamo vedendo una linearità con quello che era il passato, cioè un calo relativo in proporzione a quello che erano i periodi di normalità pre-2019. La percezione di una meta sicura, ma questo è accaduto se si ricorda anche quando c'era stato il periodo degli attentati in Europa. Il fatto di essere una meta percepita come sicura agevola tutte quelle persone che sono disponibili a muoversi. In questo momento questa linea, che è stata quella corretta interpretata correttamente anche letta dagli altri paesi, quindi sta premiando il nostro territorio. In questo momento ci sentiamo moderatamente ottimisti e con una prospettiva positiva che andrà sempre in crescendo. Ecco, qual è un po' la fascia del turismo che in questo momento non riesce a raggiungere insomma l'Italia, Venezia? Quali sono i turisti che mancano in questo momento? A noi manca la clientela intercontinentale, l'86% dei turisti che vengono a Venezia vengono dall'estero, prevalentemente da oltreoceano. Ora che si possono muovere i primi americani li stiamo vedendo, quello che ci fa piacere è vedere che c'è una voglia di venire nella nostra città. Appena si sono aperte le frontiere, appena sono tornati i vettori, cioè gli aerei, i mezzi per poter viaggiare, le persone, i viaggiatori sono venuti a Venezia, quindi siamo convinti
che nel momento in cui riprende, più riprende la normalità, e questo avviene, ripeto, sempre con l'aumento delle vaccinazioni, più il nostro territorio continuerà ad essere premiato, questo ne siamo sicuri. Eccoci, insomma, abbiamo sentito che da parte, insomma, a Roma stanno un po' pensando ad una stretta anche sul Green Pass, con una riduzione del tempo di validità da 1 anno a 9 mesi anche per quanto riguarda i tamponi. Quindi, insomma, voi sareste favorevoli a queste decisioni, a questi provvedimenti più restrittivi? Tutto quello che è necessario per riuscire a superare questa fase, che purtroppo non sarà breve, perché comunque lo strascico sarà lungo. Noi prevediamo che anche nella migliore ipotesi, in termini di fatturato, si tornerà a ragionare nel 2024, almeno tra 2-3 anni. Quindi tutte quelle che sono gli strumenti che sono necessari a portare con maggiore velocità alla normalità, noi li vediamo come un investimento, anche se alle volte possono sembrare delle restrizioni o dei vincoli. Il pensare di ridurre, come in certi momenti c'è stato, e alcuni paesi hanno sbagliato con misure meno restrittive, l'abbiamo visto che è diventato un danno che si è ripercosso quasi immediatamente. Quindi dobbiamo investire tutti quanti su questo, proprio per evitare che ci sia un protrarsi di questa situazione. Sono 2 anni dove gli imprenditori stanno investendo per tenere aperte le aziende. Tutti quanti dobbiamo fare un ulteriore investimento e una sensibilizzazione forte, avendo coraggio di porre degli obblighi. Ecco, avete dei dati? Ci sono molti alberghi che hanno aperto tardi, molti che non hanno aperto, molti che continuano a essere preoccupati, perché comunque il rischio di tornare in zona gialla, insomma, è un rischio abbastanza concreto per il momento, sperando che poi i contagi non continuino ad aumentare come in questi giorni. Avete qualche dato per quanto riguarda la zona di Venezia, gli alberghi lì a Venezia? A livello di Comune di Venezia il massimo dell'apertura è arrivato all'80%, quindi non tutti quanti, cioè il 12 novembre 2019 ci sono aziende che non hanno più riaperto, riapriranno con febbraio dell'anno prossimo con il Carnevale, quindi questa è non sono aziende che sono morte, sono aziende che sono in letargo in questo momento e hanno atteso di poter ripartire. È un bene perché ha permesso di redistribuire meglio tra quelle che sono le strutture che hanno avuto la necessità di aprire, cioè quelli che hanno l'affitto da pagare, quelli che hanno dei mutui, che hanno delle... In questo momento chi ha avuto la possibilità di tenere i motori fermi ha preferito rimanere un attimo in attesa e per ripartire con quelli che saranno un po' i numeri più simili a quelli di una condizione normale, che prevediamo essere proprio con il Carnevale del 2022. Ecco, fra l'altro una delle cose, insomma, che ci dicevano un po' tutti gli albergatori, insomma, non solo a Venezia ma un po' dappertutto in tutte le zone, anche le zone montane, soprattutto quelle. Il problema è, dice, aprire, rischiare, insomma, di passare in una zona gialla o comunque con restrizioni maggiori anche nei paesi, insomma, europei, e trovarsi, insomma, con una struttura aperta, con tutto quello che poi comporta aprire una struttura, riscaldamento e tutto quello che va dietro. E questi sono costi vivi importanti che, dice, gli albergatori fanno anche fatica poi a sostenere se poi vengono chiusi, insomma, gli altri paesi e magari non arrivano i turisti. Le nostre strutture sono complesse, abbiamo appunto sia le strutture di costi di impianti di riscaldamento, gli approvvigionamenti stessi che bisogna fare, cioè per aprire la struttura alberghiera, pensate solo quanto sono le lenzuola, quanto è il fatto di prendere quello che è necessario per mangiare, per bere, cioè iniziare a fare magazzino e richiamare anche il personale, perché comunque deve ritornare in attività. Quindi sicuramente un restart-up della struttura è costosa e sicuramente un imprenditore deve fare bene i conti contando su delle certezze. Fortunatamente la nostra realtà è annuale, nel momento in cui le aziende, e con una prospettiva appunto non ci siano più rischi di chiusure forti, come giustamente però si sta parlando che anche nei passaggi di zone gialle, ovviamente a meno che non vada a degenerare la situazione, però davvero con questa situazione non vogliamo neanche pensare, prendere in considerazione il fatto che si torni a delle restrizioni tali da poter proprio impedire il totale movimento.
Quello che sicuramente ci preoccupa in questo momento, ma credo come tutti gli imprenditori che operano con la movimentazione delle persone, sono quei paesi che stanno avendo dei numeri davvero preoccupanti, come l'est europeo, come in certi casi per quanto può riguardare la Gran Bretagna o l'Austria e la Germania. Questo è il rischio più grande, però è anche vero che ci sono degli altri paesi più ad ovest che comunque stanno tenendo una linea simile alla nostra. Il Portogallo ha una situazione addirittura migliore, con oltre il 90% di vaccinati, però anche i paesi come la Francia, la Spagna comunque possono garantire una certa movimentazione. Abbiamo la fortuna di essere su delle località che sono di interesse a livello internazionale, quindi contiamo che chi si comporterà nel modo corretto, nel rispetto di quelle che sono normative e nei loro paesi, possono continuare a muoversi in modo reciproco con l'Italia. Quindi è vero che si restringe quello che è la potenzialità di clienti, però è anche vero che si riducono anche le località dove possono uscire le persone. Quindi alla fine, certo, se noi restiamo con la barra dritta, tenendosi come località sicure, comunque saremo un po' l'attrattivo di quelli che sono quei turisti che possono muoversi. E anche negli alberghi, insomma, a Venezia il rispetto delle regole sarà, insomma, rigido, soprattutto per i turisti che arriveranno, anche per i turisti che arriveranno. Noi abbiamo imposto i protocolli più severi a livello europeo, li abbiamo confrontati anche con quelli che è l'equivalente del nostro INAIL in Germania, l'abbiamo fatto con il nostro ente bilaterale qui a Venezia e abbiamo trovato le corrispondenze e anche delle misure più restrittive di quelle che sono applicate in altri paesi. A Premiato non abbiamo mai avuto casi all'interno della città di Venezia negli hotel. I lavoratori nella quasi totalità sono vaccinati o comunque procedono ovviamente con i controlli di Green Pass quotidiano per quanto riguarda i lavoratori, quindi davvero chi entra nelle nostre strutture ad oggi, e stiamo parlando ormai di un periodo abbastanza lungo, non ha mai ritrovato problemi di questo genere. Poi possono esserci dei casi che però vengono più che altro importati alla fine, questo è dall'esterno. Ovviamente è importante che ci siano anche delle misure di controllo nei momenti di arrivo dei turisti e quindi garantire la piena sicurezza. Noi in azienda lo stiamo facendo ormai da un anno e mezzo. Ecco, questo è il bilancio, è un bilancio soddisfacente per quanto riguarda quest'estate a livello turistico. Sarà un Natale, ce l'ha detto anche lei, insomma, si spera, un buon Natale. Non si può dire positivo perché è un termine che ormai non si può più usare. Allora, diciamo che è stato un anno, nel momento in cui si è potuto aprire, abbiamo visto degli riscontri positivi. Non possiamo, se dovessimo aver commentato questi dati dell'estate in condizioni normali, avremmo parlato di un disastro probabilmente. Però rispetto a non poter fare niente, dover essere chiusi, non per forza, perché noi come servizio essenziale non possiamo essere chiusi per legge, però di fatto è il mercato che ci ha messo nella condizione di chiudere. Da giugno siamo andati avanti con una soluzione di continuità, sono stati importanti gli eventi, il Salone Nautico, la Mostra del Cinema, la Biennale, c'è stata una serie di eventi che hanno avuto, dove è stata sensibile proprio l'attrattività, e l'abbiamo visto in città con numeri importanti di presenze. Quindi da imprenditori diciamo che ci sono i segnali che è positivo nel fatto di prospettiva. Quindi se tutto quanto procede in questo modo, 2022 ritorneremo ad avere tutte le strutture aperte, questo ne siamo sicuri. Il Natale vediamo delle prenotazioni, arrivano, sono novembre, dicembre, ci sono prenotazioni. Ripeto, per noi è bassa stagione, quindi è in condizioni normali, però vediamo che ci sono dei riscontri positivi che ci danno sicuramente fiducia, e con la piena convinzione che se non si torna indietro da un punto di vista appunto di chiusura per il problema del Covid, il 2022 sarà un anno di presenze, cioè di numeri di persone, di ospiti che saranno negli hotel, sarà simile a quello degli anni pre-Covid, e poi un paio d'anni ritornare anche a marginare, cioè tornare ad un utile simile a quello della fase pre-pandemica. Grazie davvero. Grazie per essere stato con noi. Buona giornata. Grazie a lei, grazie, buon lavoro. Noi andiamo avanti, torniamo a Padova, ne stavamo parlando prima, 8.000 tamponi al giorno in questo periodo nelle farmacie della provincia di Padova, e numeri record, mentre i farmacisti ricordano che in farmacia ci si può sempre vaccinare gratis. Sentiamo. 87.000 tamponi a settembre, più del doppio a ottobre, quasi 198.000,
nelle farmacie della provincia di Padova e all'11 novembre erano già 96.000. Una corsa al tampone che ha costretto molte farmacie ad assumere personale. Nelle 157 aderenti all'esecuzione dei tamponi siamo arrivati a circa 8.000 test al giorno. E su questi 8.000 tamponi eseguiti al giorno si è mostrato un aumento dei casi di positività. E questo si vede nettamente sul padovano, che ha avuto un incremento rispetto alle altre regioni del Veneto del circa il 33%. Il giorno più critico in assoluto è lunedì mattina. Vi assicuro che lunedì mattina abbiamo una coda fuori di almeno 40-50 persone che attendono una certa esigenza, fare il test ed avere il Green Pass per poter recarsi al lavoro. Collesai riferisce anche di scene di gioia da parte di alcuni risultati positivi al Covid e che quindi ottengono il Green Pass per 6 mesi e sono ovviamente esentati dal dover ripetere il tampone ogni 48 ore. È vergognoso che persone, clienti, possano esultare a un test positivo. A mio avviso questo assolutamente è intollerabile, nonostante ci siano state tutte queste morti in quest'ultimo periodo. Nelle farmacie ci si può sempre vaccinare, su appuntamento. Noi, come tutti gli altri colleghi nelle altre farmacie, somministriamo il Moderna come prima e seconda dose e anche il Pfizer come dose booster, quindi terza dose. Ovviamente a costo zero. Ed ora invece andiamo a Venezia, perché la vedo sullo schermo, la nostra Anna Maria Parisi, per una storia insomma che riguarda quello che è stato chiamato il nonno delle papere, con una colletta della gente per aiutarlo a pagare la maxi multa. Buongiorno Anna Maria. Eccoci da Venezia, buongiorno, e siamo qui proprio a due passi da Piazzale Roma. Vediamo alle mie spalle uno scorcio del garage comunale. Per raccontarvi che cosa? Per raccontarvi il prosieguo della storia del famoso nonno delle papere, la storia di Roberto Mazzoleni, pensionato 78enne, ex scaricatore del porto di Venezia, che dando da mangiare abitualmente alle papere selvatiche si è visto recapitare a casa una multa salatissima, una maxi multa superiore ai 400 euro, certo se la paghi nell'immediatezza. Adesso trascorsi 5 giorni non sappiamo a quanto ammonterà l'importo. Insomma, si è mobilitata tutta la comunità di Santa Marta per dargli una mano, per sostenere queste spese, però lui dice: io non voglio pagarla perché io non sono il proprietario delle papere, adesso la questione è finita in mano ad un legale. Noi siamo andati a Santa Marta per sentire un po' cosa ne pensa la comunità, per capire anche chi sono queste persone che stanno facendo questa colletta per lui. Quindi da Santa Marta abbiamo quasi circumnavigato tutta questa zona, siamo passati attorno ai Carmini per arrivare qui a due passi dai Tolentini e abbiamo sentito un po' la gente che cosa ne pensa al riguardo. E vabbè, farò naturalmente il servizio, il pezzo nel corso del telegiornale di questa sera. Ieri tra l'altro abbiamo sentito anche il comandante della Polizia Municipale di Venezia, Marco Agostini, che intransigente ha detto: le regole sono le regole, non si può fare un'eccezione. Però magari chissà, considerato che è tanta la gente che si sta mobilitando, non soltanto per lui ma per le papere stesse, perché sono diventate veramente patrimonio di Venezia, e così, considerato che Venezia con la sua laguna è patrimonio mondiale dell'umanità, è vero che va in questo senso tutelato ed è reso accessibile. Allora rinnoviamo questo appello, chissà che le cose possano cambiare. E da Venezia è tutto, la linea può tornare allo studio. Grazie davvero ad Anna Maria Parisi, che ha fatto la diretta, come l'avete vista, a Venezia. E abbiamo parlato prima del turismo, abbiamo parlato di questa, della ripresa del turismo, ma anche il comparto casa chiude in ripresa grazie anche agli incentivi fiscali, in particolare al super bonus, ma il presidente di CNA evidenzia: la misura resta stabile perché però c'è troppa confusione. Sentiamo. Dopo un decennio di crisi, il settore dell'edilizia si sta rialzando nonostante il Covid. Questo, secondo i dati dell'Osservatorio Economia e Territorio di CNA Veneto, anche grazie agli incentivi fiscali, in primis il Superbonus.
Abbiamo numeri in ripresa già quest'anno rispetto al 2019, con imprese in aumento come numero dello 0,9% e un valore aggiunto in crescita del 13 punti percentuali. Bisogna ricordare anche che il sistema casa ha sofferto, ha attraversato una stagione molto negativa per quanto riguarda l'andamento economico. Ricordiamo solo che ha perso il 30% di occupati negli ultimi 10 anni. Quindi questo dato è molto importante. In prospettiva, il Veneto al momento, il super bonus, ha avuto un forte impatto, perché siamo la seconda regione per numero di interventi richiesti, appena sotto la Lombardia, ma ricordiamo che la Lombardia è il doppio dei nostri abitanti. Quindi è un dato che ci dice molto di come stanno andando le cose, di qual è la propensione per le famiglie venete e per le imprese per l'utilizzo di questi strumenti. Qualcosa però è stato gestito male. Il provvedimento era molto interessante, è stato gestito male. C'è stata molta confusione, mancanza di chiarezza, che ha ritardato molto in certi casi la possibilità dell'applicazione. E questo ha determinato quindi un ritardo. E in questo momento, con la carenza di materiali, con l'aumento dei prezzi, la mancanza di ponteggi, con la mancanza anche di personale, richiederebbe un tempo maggiore per sviluppare tutti gli interventi che potenzialmente sono realizzabili. E ci auguriamo che questo possa avvenire con una discussione in Parlamento nella manovra di bilancio. L'appello va in particolare alla politica. L'appello che facciamo alle forze parlamentari e al governo tutto è quello di capire che la coperta è corta, ma bisogna fare degli interventi specifici per non affossare i provvedimenti e i bonus in generale. Riteniamo che la spinta che deve essere data da questo comparto al PNRR sia una spinta per la transizione ecologica ed energetica, ed è per questo che la nostra filiera della casa può farlo solo se adeguatamente supportata sul lungo periodo, anche per aiutare l'inserimento di nuove maestranze in questo settore, visto che negli ultimi 10 anni insomma sono persi circa il 30% dei lavoratori in questo settore, adesso bisogna reintrodurli e riqualificarli. E ci spostiamo ora invece nel Trevigiano, perché dopo le polemiche infuocate in questi giorni chiude la mostra dedicata alla storia del Veneto, dove non si chiedeva il Green Pass ai visitatori. Provincia e Regione, patrocinatori dell'evento, hanno preso le distanze in maniera netta. Non siamo negazionisti, ma siamo contrari alle discriminazioni, dicono i promotori. Sentiamo. Io sinceramente non voglio neanche entrare nel discorso di creare danno a queste istituzioni, perché ci hanno sempre dato una mano, e perciò non voglio assolutamente discriminare e discriminarle, e perciò finché non è chiusa sta caccia alle streghe preferisco chiudere la mostra. La decisione è stata presa nel giro di poche ore e forse era inevitabile dopo la censura di Regione e Provincia, enti che sulla carta patrocinavano l'appuntamento. È stata chiusa quindi nel tempo di un amen la mostra allestita in piazza Pio X dall'associazione Il Doge e dedicata alla storia dei Veneti e di Treviso. Gli organizzatori infatti non chiedevano il Green Pass e lo avevano anche messo nero su bianco in alcuni avvisi. Una scelta fatta, rivendica lo stesso Bughetto, per non discriminare nessuno. Peccato sia contraria alle disposizioni del governo, che per l'accesso ai luoghi della cultura obbliga alla certificazione verde. Noi abbiamo sempre avuto le persone che entravano dentro contingentate, quindi più di tot non potevano entrare. Non abbiamo mai avuto questo problema, le dico su una settimana 7, 8, 10 persone, quindi non è che facciamo grandi numeri. Poi io non posso essere negazionista perché l'ho preso il Covid. Quindi di sicuro non posso dire che non esiste e sto molto attento a stare proprio distante e sanificato. L'associazione spiega anche di aver ottenuto il patrocinio di Provincia e Regione in primavera, quando ancora non c'era l'obbligo di Green Pass, ma da Palazzo Balbi la presa di distanze è nettissima. Perché non è possibile pensare che qualcuno dica che per la propria manifestazione il Green Pass non si chiede semplicemente perché l'hanno deciso loro, perché sono contrari. Non può avvenire questo, soprattutto quando, ripeto, deve avvenire sempre, ma soprattutto una volta in più quando c'è il patrocinio di una istituzione pubblica. Ed ora invece parliamo di un settore che un po' coinvolge ovviamente tutti, il settore informatico, insomma in un'era digitale dove soprattutto i ragazzi che si interfacciano anche con i social, e parliamo anche soprattutto di attacchi informatici. Lo facciamo con un esperto del settore, Carlo Alberto Sartor. Buongiorno.
Buongiorno a tutti. Dunque, un settore che riguarda tutti, però insomma molte sono le trappole che insomma, con cui si rischia di cadere, molti cittadini ci sono purtroppo caduti, gli attacchi informatici sono davvero dietro l'angolo. Sì, è decisamente un problema trasversale che impegna cittadini, aziende, e imprenditori, grandi e piccole aziende. E questo problema diciamo, ha un fattore comune che è quello degli attacchi che gli hacker fanno cercando di carpire informazioni. Tra le informazioni in questo periodo di Covid ci sono anche purtroppo le informazioni aziendali che sono presenti in qualche modo sui computer personali, dato che molte persone lavorano da casa e quindi si connettono alle aziende. E quindi qui si coniugano i due aspetti di sicurezza privata, diciamo, del cittadino e delle aziende, perché gli hacker pasteggiano, diciamo, in entrambi i settori, quindi tramite i computer domestici, che sicuramente non hanno i livelli di sicurezza di un computer aziendale, chiaramente gli hacker entrano in questi computer e da questi poi fanno un salto all'interno delle aziende. Quindi questa cosa è molto delicata. E chiaramente per i cittadini ci sono già i danni diretti da truffe informatiche, da danni al computer, da servizi messi a dura prova, nel senso della posta elettronica, i social, eccetera. E poi chiaramente le aziende si trovano con un problema molto più grosso, perché oggi molti attacchi si trasformano poi in blocco delle funzionalità aziendali, richieste di riscatto e perdite di dati collettivi, insomma è un problema molto grosso. Ecco, lei diceva, purtroppo ovviamente i computer personali non hanno dei livelli di sicurezza come può essere un computer aziendale. Cosa si può fare? Come può difendersi il cittadino? Beh, intanto una cosa importante che non è prettamente tecnologica è la formazione, quindi bisogna diciamo addestrarsi e avere un minimo di conoscenze su quelli che sono i trucchi che gli hacker usano, quindi la ricezione di email che sembrano della banca e che chiedono delle informazioni che permettono. Si è bloccato, vediamo se riusciamo a ripristinare il collegamento. Parliamo di truffe insomma informatiche, sappiamo che purtroppo una trappola a cui cadono moltissime persone, perché non tutti sono esperti, perché i livelli di sicurezza, come ci diceva Alberto Sartor, eccolo qui, lo rivedo già sullo schermo, non sono alti. Ecco Carlo, sì. Alberto Sartor, si era bloccato? Sì, ecco. Purtroppo le connessioni non sono molto robuste, perché c'è un utilizzo diciamo straordinario in questi, certo, periodi di Covid. E quindi ecco, la situazione è un po' così. Ci diceva appunto, sì, di come difendersi da questi attacchi. Sì. Allora, la prima formazione è quella appunto imparare a difendersi sapendo quali sono le banali tecniche che molti hacker usano per diciamo entrare nei nostri sistemi. Quindi quelle di inviarci per esempio delle mail che sembrano della banca o comunque di qualche soggetto, magari in questo periodo chi utilizza spedizioni di pacchi eccetera, arriva una mail di un qualche gestore che avverte che il pacco è in ritardo. Ecco, attenzione, controllate bene che quello che si sta guardando sia effettivamente una mail e di un pacco che si sta attendendo. Perché molte volte questi trucchi permettono all'hacker di intrufolarsi nella nostra vita e acquisire magari i nostri dati di account, e entrare nei conti correnti, rubare dei dati, rubare informazioni, accedere ai caselli di posta. Quindi molta attenzione va fatta a questo tipo di trucchi, che sono banali ma però sono molto diffusi e molto semplici anche da realizzare. Quindi la formazione, cioè un minimo di comprensione di come gli hacker cercano di crearci guai, sarebbe molto importante farla. Ecco, chiaramente, mentre nelle aziende questa cosa diciamo rientra negli obblighi anche formativi, oltre che nei suggeriti adempimenti, insomma,
Per i privati questo è un po' più difficile, però ci sono anche molte fonti di informazioni, ci sono dei siti, ci sono degli enti che cercano in qualche modo di creare dei piccoli corsi o comunque dei piccoli momenti di formazione, e questo è assolutamente importante, partecipare a queste cose e diciamo imparare alcuni dei trucchetti che vengono usati per rovinarci la vita, insomma. Ecco, una volta purtroppo caduti poi in questa trappola e magari aver aperto una mail sbagliata, che cosa si può fare? Perché a quel punto una persona si sente perduta, non, è difficile anche la denuncia, però non ti porta poi a una soluzione. Beh, diciamo, la denuncia porta difficilmente a una soluzione, ma non perché il meccanismo che si scatena con la denuncia sia un meccanismo che non funziona. È un meccanismo che ha troppo poco personale e troppi sono gli incidenti, quindi la marea di denunce che arriva alla polizia postale ha un numero che è difficilmente gestibile in tempi decenti, e in questo anche il fatto di aiutare l'autorità arrivando a, come dire, a comporre una denuncia che sia già comprensiva di tutti gli elementi utili, questo chiaramente ci vuole un tecnico, comunque una persona che abbia un po' di competenze per perimetrare quello che è stato il fatto e presentarlo in una forma che sia anche di facile recepimento, ecco, che non comporti troppe attività e soprattutto che possa mettere in luce la pericolosità del singolo evento. Ecco. Chiaramente poi ci sono delle azioni immediate da compiere, quindi bisogna cercare subito di riconquistare l'account sottratto, si cerca di fare diciamo i conti di quello che può comportare questo reato, perché come quando un ladro entra in casa nostra non è detto che prenda solo l'oro, ma potrebbe prendere, non so, la chiave del nostro ufficio, dei documenti importanti, delle cose che possono essere dei problemi anche per altre persone, un documento di un conoscente, un contratto tra un'azienda e un'altra, per esempio. Cioè l'hacker ha purtroppo una capacità molto forte di recepire tutti i possibili canali di guadagno, quindi anche da una casella di posta effratta di un cittadino qualunque, magari leggendola accuratamente ci sono tante informazioni utili che per esempio possono permettere di capire qual è il tenore di vita, se ci sono degli account di persone che possono essere contattate per esempio per cercare di truffare a loro volta questi altri soggetti, quindi è una come dire, certo, una catena di cose che va analizzata e chiaramente ci vuole un po' di esperienza, un po' di competenza. E quindi sicuramente bisogna rivolgersi a qualcuno, insomma. Ecco, parliamo anche di giovani, perché come diceva lei, sicuramente l'uso del computer con lo smart working è stato ovviamente incentivato in questo periodo, però i giovani, lo sappiamo, sono perennemente sui anche più, sicuramente più capaci tecnologicamente, però sì, sono sui social perennemente e comunque, certo, sono a rischio, perché l'abbiamo visto, ne abbiamo parlato più volte, anche del cyberbullismo. E che cosa si può fare? Perché poi è difficile far capire ai giovani che dietro ad un computer, dietro ad internet, dietro ai social, il rischio c'è, pubblicano davvero di tutto. Sì, diciamo, essendo che i ragazzi hanno una tecnologia con cui praticamente sono nati, quindi sono nativi digitali rispetto a noi che abbiamo dovuto bestemmiare un po' per imparare a usare qualcosa, ma il loro utilizzo della tecnologia è molto disinvolto, come l'età ovviamente suggerisce di fare, no? Quindi quello che bisognerebbe fare è, da una parte, cercare di formarli, cioè sono meno per strada come magari era la gioventù di una volta, e la strada insegnava i pericoli e si capiva abbastanza rapidamente cosa non si poteva fare. In rete questa cosa non è assolutamente percepibile con questa facilità, per cui bisogna insegnargli quali sono i rischi che ci sono dietro questo strumento affascinante e potente e ricco di possibilità di andare a recepire informazioni.
E poi bisogna anche insegnarli a, diciamo, a stare molto attenti a quello che si mette, quindi al di là del fatto delle truffe, dei reati informatici, del bullismo, diciamo di tutti i fenomeni che ci sono, ma è anche importante ricordarsi che la rete non dimentica, quindi quando noi pubblichiamo una cosa, questa farà un po', e uso un termine che non è per nulla esagerato, ma fa un po' curriculum, cioè quello che noi scriviamo sulla rete domani, dopodomani lo vedranno, vabbè, i nostri parenti, genitori, figli. E soprattutto non può essere cancellato, è molto difficile riuscire. Non può essere cancellato, e questo è il problema peggiore, anche perché si ha una scarsa idea di qual è effettivamente il modo in cui la rete registra le cose, per cui a volte si dice ho preso un'immagine su Facebook che l'ho cancellata perché effettivamente non è bene che resti visibile, ma il cancellata non vuol dire per niente rimossa, quindi quella immagine lì finisce in più di un registro digitale, chiamiamolo così, personale o collettivo, quindi aziende ma anche singoli che magari hanno guardato quell'immagine, e quell'immagine può essere catturata da un insieme enorme di strumenti a buono o a cattivo uso futuro. E quindi bisogna proprio imparare a non mettercela l'immagine, ecco. Non basta pensare che dopo si può rimuovere, oppure che quando si utilizzano delle immagini in quello che è un circuito che si immagina privato, tipo su WhatsApp, non pensare mai che quell'immagine resta tra i soggetti che la stanno vedendo, quindi quelli che si suppone essere i nostri amici con cui condividiamo un'immagine. Tutto ciò che si fa al computer può essere prelevato e portato altrove, quindi bisogna stare molto attenti. Ecco, fra l'altro ci sono corsi, le forze dell'ordine insomma vanno nelle scuole, parlano con i ragazzi, però sempre di più purtroppo i ragazzi cadono in queste trappole e insomma sono davvero devastanti per la loro vita, per la vita poi di tutta la famiglia. Sì. Si può fare qualcosa di più secondo lei, oltre a questi corsi oltre a che le forze dell'ordine vadano nelle scuole, ci può essere qualcosa in più per aiutare, per far capire ai giovani fino dove si devono spingere? Sì, sicuramente. Allora, intanto l'attività delle forze dell'ordine su questo campo è purtroppo limitata, anche se c'è uno spirito di dedizione veramente ammirevole da parte della polizia postale e della polizia in generale su questi fenomeni. Ma un conto è portare la polizia in una scuola e fare spiegare dagli addetti ai lavori cosa succede, eccetera. Questa è una lezione importante, ma entra poco nella testa dei ragazzi, ecco. Quindi tra l'altro bisognerebbe che ci fosse tutto il circuito, quindi non è importante solo formare i ragazzi, ma bisognerebbe formare anche gli insegnanti e anche i genitori. E anch'io tante volte ho organizzato qualcosa per aumentare un po' la sensibilità su questi fronti, però ecco, non c'è un grandissimo recepimento da parte delle scuole e dei genitori dell'importanza di questa cosa, cioè una lezione pur tenuta benissimo e con tutti gli aspetti, diciamo anche legali, della questione tenuta dalla polizia postale non è sufficiente. Cioè quella lezione viene recepita solo in parte ed è anche una cosa che va ripetuta nel tempo e bisogna anche riuscire ad abbracciare tutte le tipologie di quello che noi chiamiamo internet, la rete, i social, perché è un mondo molto vasto che sta parecchio sfuggendo di mano anche a noi addetti ai lavori, ecco, devo dire. Ecco, tornando anche a parlare ancora degli attacchi informatici a livello insomma un po' più ampio, come ci si può, che livelli di sicurezza si possono mettere in un computer normale, non quello dell'azienda? Ma intanto ci sono delle attenzioni che sembrano banali ma sono molto importanti. Allora, sul computer bisogna avere un sistema operativo che sia ufficiale, cioè non, il software pirata
al di là del fatto che vabbè, l'origine è quella che è, però il software pirata contiene molto spesso delle sorprese, quindi dei canali d'accesso per gli hacker. Quindi il software pirata, soprattutto i giochi, è vero che molti dicono ma prendo il software piratato risparmio, non pago niente, però quello che ci porta in casa è un potenziale rischio. Quindi la prima attenzione da fare anche proprio alla cosa base, cioè il nostro strumento deve essere a posto, poi ci deve essere ovviamente un antivirus aggiornato, ci devono essere il meno possibile attività di installazione di pacchetti che arrivano da chissà dove, cioè quando io trovo in rete un programma gratis e lo scarico, devo ricordarmi che spesso questo canale è il canale con cui gli hacker ci scaricano nel nostro computer delle intrusioni, dei virus o dei meccanismi di accesso. È il canale più facile perché siamo noi a scaricarlo, quindi davanti alla nostra volontà ovviamente nessun sistema di sicurezza, sistema operativo si va a contrapporre. Quindi quando noi scarichiamo del software dobbiamo stare molto attenti da dove lo pigliamo. Ecco, e parliamo di computer, il problema però anche sui cellulari, i cellulari ce l'hanno tutti e anche lì anche è la stessa identica cosa, cioè se io vado a scaricare un gioco gratuito, allora siccome per creare un gioco ci vorrà qualche centinaio di ore di lavoro molto probabilmente, chi l'ha fatto? Insomma, vabbè, avere la fiducia sì, però pensiamo anche al fatto che potrebbe averlo realizzato con degli altri fini, ecco, quindi è gratuito ed è un'ottima trappola, cioè se noi per strada, se ci si avvicina una persona e ci dà in mano 100 euro, noi diciamo, qua c'è lo scherzo, c'è la sorpresa, diffidiamo ampiamente, però non abbiamo problemi a tirarci, a scaricare nel cellulare centinaia di equivalenti di euro senza farci nessuna domanda. Un'ultima domanda proprio, poi la lascio. Anche a livello proprio di truffe online, abbiamo visto, insomma, c'è stata un'escalation nell'ultimo periodo, soprattutto poi perché, come lo sappiamo, il lockdown si acquistava, si vendeva tutto online, ma molti sono caduti anche qua nelle trappole e molti hanno perso, insomma, a livello anche economico parecchio soldi. Quindi, insomma, un consiglio anche su questo. Allora, la cosa più importante è che la maggior parte delle truffe avvengono partendo da un criterio che è quello di una falsificazione di un'identità. Quindi, quando noi vediamo una pagina che sembra la nostra banca, leggiamo bene, se troviamo un errore di ortografia, è molto facile che quella sia una pagina trocca. Allora, dobbiamo alzare le antenne su molti dettagli, e il primo di tutto è sempre mettere in discussione l'identità del soggetto che ci ha inviato una comunicazione. Cioè la banca ci scrive una mail e ci chiede dei dati, è difficile che la banca ci chieda dei dati. Certo. È come se alle 9 di sera suonasse il campanello e qualcuno dicesse ma sono, non so, l'impiegato comunale, sono venuto a verificare una cosa, oppure sono quello delle aziende, è venuto a controllare il contatore. Dobbiamo diffidare, questa diffidenza non deve essere diciamo tossica e certo, paranoica, però un minimo di diffidenza ci vuole. Eventualmente, nel dubbio, si è ricevuta una lettera da banca, si chiama la banca e si chiede mi è arrivata questa lettera, e molto probabilmente la risposta sarà non l'abbiamo mandata noi, perché certo, purtroppo le mail si falsificano, quindi si può far finta di essere qualcun altro. E qualche volta rubando gli account si utilizzano proprio gli account di altri soggetti, quindi diffidare sempre dell'identità di quella che è un'informazione, un messaggio, una mail che ci sta chiedendo qualcosa che potrebbe essere un po' delicato, stiamo sempre attenti. Io la ringrazio, grazie davvero per essere stato con noi e per aver dato questi consigli, perché è uno degli argomenti ovviamente più discussi, dove purtroppo molte persone, come detto prima, cadono poi nelle trappole, internet è in mano a tutti e purtroppo il rischio è veramente dietro l'angolo. Grazie davvero, grazie per essere stato con noi. Buona giornata, arrivederci. Grazie anche a lei.
Ora ci fermiamo, ci sono le previsioni del tempo, la pubblicità, poi torniamo in studio con la straordinaria A3, con la CGIL e parleremo, altro argomento che tutti quanti vogliono sentire, parleremo di pensioni, fisco, lavoro, una manovra inadeguata, parleremo con la CGIL, il meteo e la pubblicità. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna. Bentrovati al meteo. Sul nostro territorio prevale sempre una circolazione per lo più instabile. Anche la giornata di mercoledì 17 novembre non risulterà del tutto buona. Vediamo insieme il dettaglio. Sul Veneto cielo in genere coperto, non si esclude anche qualche precipitazione a carattere sparso, specie in mattinata. Sarà possibile anche qualche schiarita soleggiata, in particolare sui settori montuosi. Diamo uno sguardo anche alle temperature, saranno invariate le minime tra 5 e 10 gradi, le massime invece tra gli 11 e i 14 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, dove non cambia lo scenario. Molte nubi con isolati piovaschi in pianura al mattino. Asciutto sui rilievi anche con qualche parentesi più soleggiata. Temperature minime tra 9 e 10 gradi, massime sui 13-14 gradi. Infine ci spostiamo sul Trentino Alto Adige, dove prevale qui un tempo asciutto e anche il sole, sia pure con qualche addensamento nuvoloso. Temperature minime intorno ai 3-5 gradi, massime sui 13 all'incirca. Dal meteo è tutto, vi auguro un buon proseguimento in compagnia di Antenna 3. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna. Siamo tornati in studio in diretta con la straordinaria Antenna 3 a 3, siamo in compagnia della CGIL, parleremo di uno degli argomenti più discussi ovviamente da sempre, pensioni, ma non solo, fisco lavoro, una manovra secondo la CGIL inadeguata, manifestazione il 20 novembre, perché manovra inadeguata? Paolino Barbiero in studio con noi. La riteniamo inadeguata perché con le risorse che ci sono a disposizione non si sta guardando in modo puntuale alle proposte che abbiamo fatto sulle pensioni, sul fisco, ma poi anche sui temi del lavoro e in particolar modo poi il pezzo dello sviluppo legato anche alla transizione ambientale e poi anche a tutte le questioni sociali, in particolar modo anche le nuove questioni sociali che la pandemia purtroppo ha trascinato con sé. Ieri c'è stato un incontro. Si è stabilito un calendario di ulteriori incontri e questo è un fatto positivo, ma noi chiaramente tutti vaccinati protesteremo comunque per far pressione perché poi le promesse che ci hanno detto si realizzino in termini concreti sui tavoli e credo che poi durante la puntata avremo modo magari di parlare punto per punto. Parto con le pensioni, quindi c'è tutta la discussione sul superamento della Fornero. Ci hanno raccontato per 3-4 anni che con quota 100 si superava la Fornero, cosa che non è vera. Quota 102 è un'ulteriore mediazione a ribasso che non risponde a ciò che il sindacato sta chiedendo, perché sostanzialmente se si vuole creare un sistema previdenziale che dia certezza a chi deve andare in pensione a breve e chi ci deve andare fra 10-15 anni, bisogna stabilire delle regole che siano meno disomogenee e che abbiano una copertura previdenziale che sia più uniforme rispetto alle tante differenze che ancora ci sono. Per cui noi proponiamo che si possa andare in pensione di vecchiaia all'età di 62 anni e non a 67 come c'è adesso e che si possa andare in pensione a prescindere dall'età con 41 anni di contributi. Poi riteniamo si possa migliorare l'opzione donna che è stata prorogata anche per l'anno prossimo e che è assurdo prorogarla di anno in anno, ma si può rendere strutturale quella misura, come si può rendere strutturale la misura dell'APE sociale
che anche questa è prorogata di anno in anno, ma che abbiamo visto invece serve per gestire molte crisi aziendali anche rispetto a quando parleremo poi di lavoro. Questi sono sostanzialmente i quattro capisaldi forti con cui noi vogliamo ragionare, anche perché ci troviamo di fronte a un governo di unità nazionale e quindi se si fa un accordo alla fine abbiamo l'arco certo. parlamentare che è tutto d'accordo, quindi la smettono di litigare tra di loro su chi vuole di più e chi vuole certo. togliere. Abbiamo una situazione congiunturale positiva perché il prodotto interno lordo sta crescendo oltre il 6%, c'è una situazione positiva sui tassi di interesse, cioè se non facciamo adesso un passaggio che dia un minimo di prospettiva sull'assetto previdenziale, credo sia difficile trovare una congiuntura favorevole e positiva come quella di adesso. Tra l'altro, poi per chiudere il cerchio, in tutte queste misure va sistemato il coefficiente di calcolo della pensione. Questo per mantenere una rendita pensionistica buona a chi ci deve andare a breve, certo. ma anche per le nuove generazioni che col sistema della Fornero, ma anche con le riforme precedenti, avrebbero una pensione più bassa. È chiaro che dentro a questo percorso bisogna rafforzare la previdenza integrativa, che diventa la seconda gamba, anche dentro una logica che ormai tutti i contratti hanno messo le risorse per finanziare la previdenza integrativa. Se la si fa obbligatoria, siamo sicuri che alla fine, che tra previdenza pubblica opportunamente rimodulata come abbiamo chiesto noi e previdenza complementare, riusciamo a garantire pensioni attorno al 70-80% degli stipendi, per non avere una classe di pensionati poveri che poi alla fine, se abbiamo i pensionati poveri tra 20 anni, ricadranno sicuramente sulla comunità e sulla collettività. E di rischio è proprio questo. Io presento però gli ospiti che si dovrebbero essere collegati con noi, Graziano Basso e Monica Giomo. Eccoli qua, li vedo tutti e due. Intanto buongiorno. Buongiorno. E dico anche ai telespettatori che se vogliono fare qualche domanda lo possono fare allo 0422 1628 332. Vi ricordo, stiamo parlando di pensioni, ma non solo, ma anche di fisco e lavoro. Sono i tre argomenti portanti proprio e discussi anche dai cittadini. Dunque, manifestazione, ricordiamo, a Mestre sabato prossimo in piazza Ferretto alle 10:30. Lo stiamo vedendo. Le persone arriveranno da tutto il Veneto a via Forte Marghera, quindi c'è la concentrazione, e poi andremo tutti quanti distanziati con le mascherine, come dicevo prima, tutti col Green Pass a manifestare. Invitiamo tutti ad esserci. Tutti. Con mascherina, e lo diciamo insomma perché è sempre una delle cose che tutti chiedono. E io volevo chiedere a Monica, vediamo se la vedo sullo schermo, tantissime, abbiamo sentito, ne abbiamo parlato spesso, tantissime persone hanno chiesto la compilazione, sempre di più, dell'ISEE. Sì, ormai diciamo che l'ISE l'abbiamo imparato a conoscere perché è uno strumento che ormai da anni è entrato un po' nel nostro quotidiano e questa parola ormai ci risuona più o meno familiare. Nel 2021 molte sono state le persone che rispetto al 2020 si sono rivolte ai nostri sportelli proprio per compilare per la prima volta questa dichiarazione, che di fatto raccoglie e racchiude in sé tutti i redditi e i patrimoni di tutti i componenti il nucleo familiare, così come risulta all'anagrafe del nostro comune. È chiaro che la situazione che comunque abbiamo vissuto purtroppo dovuta al Covid, qual è il risvolto sull'ISE? Noi adesso chiudiamo questo anno 2021 e stiamo continuando a predisporre questa dichiarazione, da cui emerge un foglio di carta dove noi troveremo scritto il valore ISEE. Quel valore numerico può essere 8.000, 5.000, 10.000, quant'altro, quel valore ci serve per ottenere dei sussidi, dei benefici, degli sconti. Questo ISE vale fino al 31/12/2021. Da gennaio 2022 i nostri sportelli sono già operativi per poter prenotare il proprio appuntamento, perché l'ISE deve essere rinnovato.
Quando noi avvieremo la campagna ISE, come la chiamiamo, che cosa ci troveremo a fare? A andare ad inserire all'interno di questa dichiarazione i redditi che la persona ha percepito 2 anni fa, quindi di fatto nel 2020, perché saremo nel 2022, quindi 21-22-20. È chiaro che qui c'è un impatto e probabilmente lo vedremo già negli ISE che andremo a elaborare, perché abbiamo un avvio di pandemia e quindi una riduzione di quelli che sono stati i redditi. Ripeto, le nostre sedi sono aperte già da adesso, è possibile chiamare, prenotare il proprio appuntamento per rinnovare l'ISE. L'ISE, come dicevo, serve per percepire una serie di sussidi e in questi giorni, per aggiungere un'altra notizia, stiamo sentendo già che cominciamo a parlare di assegno unico dei figli. Ecco, questa è una delle... Ecco, mi scusi, c'è una telefonata. Rispondiamo un attimo alla telefonata, poi le faccio una domanda proprio sull'assegno unico universale. Buongiorno. Buongiorno. Non sentiamo nessuno. Vediamo se riusciamo a sentire. Buongiorno. Buongiorno. Ci chiama da dove? Da Montebelluna, sono Alessandro. Buongiorno, buongiorno Alessandro. Dica pure. Io sono nato nel 1984. Sì. E praticamente ho fatto la richiesta di riscattare i periodi intercorrenti. Volevo sapere se è conveniente fare il riscatto praticamente. Il riscatto di cosa? Della praticamente laurea? Io ho cominciato a lavorare nei periodi estivi a 15 anni praticamente. Ogni anno lavoravo i 3 mesi, sì. I 2 mesi estivi. E poi ovviamente studiavo, sono andato all'università, ho riscattato già anche... Ecco, il riscatto, scusi, ha fatto la richiesta di riscatto? La domanda è se conviene riscattare i periodi intercorrenti. Certo. Ah, ok. Sì, conviene, poi per capire bene e quantificare la convenienza sia di quanto bisogna pagare, ma di quelle che saranno poi le opportunità per andare in pensione, consiglio di fissare un appuntamento al nostro patronato Inca, che così si mettono in chiaro i principi con il contenuto e chiaramente là si capisce fino in fondo qual è la convenienza, anche perché ci sono 2 forme di riscatto della laurea, quindi bisogna guardare, dati alla mano, rispetto alla propria situazione anche lavorativa, quale conviene di più. Però conviene, in linea di massima conviene. Che ho cominciato a lavorare a 15 anni praticamente. Sì, sì, sto dicendo, conviene riscattare quei periodi. Dopodiché, per capire quanto è importante la convenienza, bisogna che facciamo un'operazione di consulenza a 360 certo. gradi, non possiamo farla sicuramente qui, anche perché rischierei di dire delle cose non corrette e poi giustamente lei si arrabbia e noi non vogliamo. Quindi insomma, il consiglio è magari di rivolgersi. Sì, si rivolge al patronato Inca di Montebelluna in Piazza Parigi. Va bene. La ringrazio intanto. Noi invece torniamo con Monica, parlavamo uno degli argomenti che insomma tante volte i telespettatori ci chiedono, che è l'assegno unico universale per i figli minori. Sì, dicevamo appunto che è una delle novità di cui bene o male abbiamo già iniziato però a sentir parlare alla volta di giugno. Poi sappiamo che dal 1 luglio ci aspettavamo tutti che andasse a regime, che coinvolgesse tutta la platea di famiglie e di soggetti appunto che hanno figli minori a carico. In realtà invece così non è stato, perché non si era di fatto pronti ad avviare una manovra di tale portata alla volta del 1 luglio, e infatti da luglio fino adesso al 31-12 abbiamo avuto e stiamo insomma avendo un periodo di transizione per questo assegno temporaneo, l'hanno chiamato così, o assegno ponte, che non riguarda la platea totale appunto degli aventi diritto, ma solo coloro i quali che non avevano diritto ai precedenti, agli attuali assegni familiari, e quindi disoccupati, lavoratori con partita IVA. E da gennaio invece la macchina prende avvio.
Quindi precisando che oggi quello che noi stiamo attendendo e confidiamo che arrivino a breve sono i decreti attuativi da cui dobbiamo trarre chiaramente le indicazioni precise di come l'INPS intende gestire poi anche l'invio della domanda, i limiti ISEE, l'importo effettivo, perché oggi chiaramente abbiamo una serie di informazioni, certo, ma dobbiamo attendere proprio con precisione tutte queste informazioni. Sappiamo che il primo step è sicuramente quello di predisporre l'ISE e quindi è questo, il fatto di prenotare l'appuntamento è fondamentale. Dopodiché sappiamo oggi che da gennaio è possibile presentare la domanda per questo assegno unico che avrà la decorrenza da marzo dell'anno in cui si fa appunto la domanda fino a febbraio dell'anno dopo. Cos'altro sappiamo oggi? Sappiamo che riguarda una platea di soggetti veramente molto ampia, quindi la preoccupazione che hanno anche i CAF naturalmente è quella di essere in grado di soddisfare la richiesta di ISEE, che è uno degli elementi fondamentali per poter accedere. Noi ci stiamo chiaramente strutturando, ampliando naturalmente il numero di operatori che saranno in grado all'interno delle nostre sedi di dare servizio per cercare di venire incontro a tutte le richieste. Sappiamo oggi che comunque la persona che farà la domanda alla volta di marzo ha tempo poi fino al 30 di giugno per poter usufruire del periodo intero, quindi retroattivo sino a marzo. Sappiamo che l'assegno unico deve andare a sostituire quelle che sono oggi le detrazioni per i familiari a carico e gli assegni familiari, quindi l'integrazione, quella somma, voci che un lavoratore dipendente che ha figli oggi trova espresse nella propria busta paga. Ci sono le caselline e lì troviamo proprio un importo economico. Ecco, cosa succederà? Che naturalmente quegli importi andranno a scomparire una volta che entra in vigore l'assegno unico, perché va a sostituire di fatto quelle somme che noi riceviamo attraverso la busta paga. Quindi noi siamo pronti per dare la massima. Ecco, quindi insomma l'importante è che la gente arrivi a c'è un'altra telefonata, però che la gente venga insomma da voi per rinnovare anche l'ISEE. Assolutamente, è proprio il fondamento fondamentale per poter poi di fare la domanda, assolutamente. C'è una telefonata, buongiorno. Pronto, buongiorno, Mara di Treviso. Volevo chiedere per quanto riguarda la possibilità di andare in pensione, sì, appunto, opzione donna e quello che può essere. Dica pure. Ho 57 anni e 36 anni già constatati e 5 mesi. Però negli ultimi anni ho dei lavori occasionali, lavori con ritenuta da conto, per cui sì, comunque il conteggio è stato fatto dei 36 anni e 5 mesi. Ci sarà la possibilità, se tutto va come stava dicendo il signore sindacalista? Sì. CGL. Ci sarà la possibilità per me? E come si chiama? Mi scusi, lei che si chiama? Mara. No. Mara. La signora Mara, c'è una buona notizia se non cambiano l'idea da qua a fine anno, nel senso che all'inizio della stesura della finanziaria avevano messo un anno in più rispetto ai vecchi criteri per l'opzione donna, poi sono arrivate le pressioni dal sindacato e anche dai coordinamenti donna in giro per l'Italia e il governo su questo pezzo ha fatto marcia indietro, quindi ha riscritto la norma mantenendo i criteri attualmente in essere. I criteri attualmente in essere sono 35 anni di età, la signora Mara ce li ha già, e 58 anni che matura l'anno prossimo. Siccome viene, se ne ha 57, vuol dire che l'anno prossimo fai 58, quindi l'anno prossimo al compimento dei 58 anni la signora Mara maturerà il diritto per accedere all'opzione donna. Per cui ci sarà la possibilità. Sì, va bene, sento male, per cui... No, ha sentito, è riuscito a sentire la risposta. Quando compie gli anni? Lei quando compie gli anni, non mi scusi? Non per sapere. 58, il prossimo anno appunto, in ottobre. Oddio, non la sento. Ottobre? Mi scusi, non la sentiamo, potrebbe parlare... Ottobre. Quindi il consiglio che le do è che verso giugno-luglio, non più tardi, si rechi a un patronato che facciamo l'istruttoria per fare la pratica di accedere alla pensione attraverso il criterio appunto dell'opzione donna. Verso giugno, tre mesi prima.
Certo, grazie mille. Okay. Grazie. Grazie, grazie a lei. C'è un'altra telefonata, no? È la stessa, perfetto. Allora, torniamo invece a parlare della manifestazione perché, come dicevamo, insomma, sono i 4-5 argomenti cardine che riguardano un po', riguardano tutti quanti, insomma. Sì. Partendo dalla pensione, che penso che sia l'argomento che vedo... Certo, però dopo il lavoro non è ininfluente rispetto alla pensione. Assolutamente, okay? No. Perché sul lavoro l'obiettivo che il sindacato da anni si sta ponendo... ma che finalmente la pandemia ha reso più evidente anche ai non addetti ai lavori, è che noi abbiamo tanto lavoro precario e sottopagato. In alcuni casi tu lavoro e sei povero. Il lavoro ha sempre rappresentato l'emancipazione, ok? Certo. Ma se tu non riesci a emancipare perché hai salari che lavorando delle volte anche a tempo pieno non superi i 1000 euro, sei considerato alla stregua della povertà. Per cui abbiamo la necessità di semplificare i contratti. Abbiamo la necessità di far sì che ci siano contratti di inserimento con la formazione e non ci sia la continuazione di tutti sì. I contratti precari o anche delle false partita IVA, perché poi andiamo a vedere anche queste forme che nel tempo si sono sommate e sono tutte forme negative di rapporto di lavoro. Ecco, anche io vedo perché anche... se il lavoro è stabile ed è ben retribuito c'è un portato di contributi che fa sì che si riesca a pagare le pensioni correnti, ma si costruisce anche con un salario migliore, una rendita pensionistica migliore per chi lavora oggi. E l'altra questione che poi sul lavoro va colmata è quella degli ammortizzatori sociali, perché abbiamo visto con la pandemia che, fatto salvo le medie e grandi imprese, che avevano già la loro cassa integrazione perché era finanziata con una quota dello 0,30 in busta paga, le piccole, le piccolissime imprese, determinati settori che non avevano i propri fondi, alla fine lo Stato ha dovuto fare, nelle varie forme di ristoro, copertura per questi lavoratori che erano a casa senza cassa integrazione e senza lavoro. Quello che noi stiamo tentando di dire al governo è che questa finanziaria deve creare i presupposti per allargare gli ammortizzatori sociali e farli diventare universali. Certo. Chiaramente utilizzando gli ammortizzatori sociali anche per accompagnare attraverso la formazione il lavoratore da un lavoro all'altro, evitando appunto che stia in divano e si faccia l'eterna discussione. Però ci deve essere un percorso che consenta che questi meccanismi funzionino. Ecco, fra l'altro, proprio in questi giorni si continua a parlare di legge di bilancio 2022. Non so se mi può rispondere Monica o Graziano. Sì. Dall'assegno unico al cuneo fiscale. Il cuneo fiscale è uno degli argomenti più discussi, oltretutto, in questo periodo. Sì, diciamo che uno dei temi appunto di cui si può associare la nostra discussione è appunto quello del fisco, perché sappiamo che da tempo si sta ragionando per una manovra complessiva che vada sostanzialmente a ridurre quella che è l'imposizione, quindi le tasse che noi riconosciamo tutti sulle buste paga piuttosto che anche sulle pensioni. È chiaro che i ragionamenti che il governo, su cui sta ragionando il governo, uno dei quali l'avevamo citato anche un mesetto fa, è quello di togliere sostanzialmente una delle aliquote, perché oggi abbiamo un sistema di tassazione a scaglioni e quindi progressivo: più il reddito praticamente è alto e più la tassazione, la percentuale aumenta. Ecco, di andare a togliere sostanzialmente una percentuale intermedia che va a colpire appunto i redditi dai 28 ai 55 mila euro con una tassazione del 38%, di portarla al 27%, che è lo scaglione precedente. Ecco, fare una cosa di questo genere sicuramente può avere dei benefici, ma non li ha mai in effetti al 100%, perché comunque il sistema va rivisto soprattutto sotto forma di detrazioni. Sono le detrazioni che devono essere in qualche maniera riviste e rimodulate. Oggi ce ne sono molte che vengono
vengono comunque applicate le detrazioni di cui parlavamo prima per i familiari a carico, ci sono quelle per lavoro dipendente, c'è cioè l'indennità integrativa, però ecco, vanno fatti dei calcoli in modo tale, dei conteggi e delle verifiche che non vadano a diciamo favorire e migliorare quelli che sono i redditi magari superiori ai 55.000 sì. euro, e anziché andare certo. in qualche misura ad aiutare quelli che sono nella fascia chiaramente un attimo ecco, più bassa. La fermo solo un attimo perché abbiamo proprio un istante di pubblicità, poi torniamo subito in studio. Siamo tornati nuovamente in studio, stavamo parlando con Monica, anzi Monica ci stava spiegando, ti abbiamo interrotto. Sì, stavamo parlando un attimo certo. di quello che è l'attuale sistema di tassazione in Italia, che di fatto va per scaglioni di reddito, quindi parto dai 15.000 euro per arrivare oltre i 75.000 euro. Ogni fascia ha una percentuale, quindi io andrò a pagare attraverso la mia busta paga mensile piuttosto che rata di pensione una percentuale di tasse sulla base del reddito in cui ricado. Il governo sta valutando una possibile diciamo diminuzione di queste di questi scaglioni, togliendo quella che va appunto dai 28 ai 55.000 euro, che sono appunto la percentuale del 38%, per ridurla al 27%. Parlavamo di detrazioni in generale, quindi il tema della fiscalità va analizzato molto molto bene, perché se si vuole chiaramente aiutare e fare in modo che il netto in busta paga sia di un certo ammontare, bisogna lavorare naturalmente certo. non solo sull'imposizione, ma anche su quelle che sono le detrazioni che si possono godere appunto attraverso la busta paga. I temi che chiaramente il governo sta cercando di porre, insomma, su cui lavorarci, guardano anche naturalmente a quella che è la lotta all'evasione, e quindi meccanismi ce ne sono, naturalmente anche noi nella discussione che fortunatamente i sindacati hanno la possibilità di avere con Draghi piuttosto insomma con i vari ministri, si sta appunto ragionando su quelli che possono essere gli effetti di un controllo fatto non a posteriore, ma certo. di controllare le posizioni, tanta discussione sul reddito di cittadinanza, sì. sulle persone che percepiscono anche dei bonus o dei trattamenti di cui non sì. hanno diritto. Viva Dio, bisogna anche lavorare certo. per andare a fare dei controlli preventivi e non a posteriori, perché questo certo. è anche un modo per tenere le risorse economiche in casa e poi giustamente andarle a distribuire a chi effettivamente ne ha diritto, perché ha tutti i requisiti in regola. C'è una telefonata ancora, buongiorno. 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 Lei chiama da dove? Da Conegliano, mi chiamo Nadia. Buongiorno signora Nadia, dica pure. Buongiorno, volevo fare una domanda al signor Barbiero. Ho sentito che prima parlava della pensione di vecchiaia, che adesso invece di prenderla a 67 va presa a 62. È la cosiddetta minima? No. No signora, ho detto che noi stiamo proponendo che al posto di 67 l'età di vecchiaia venga portata a 62. Adesso non c'è a 62, è a 67. Ah. La trattativa, il confronto, il negoziato, come vuole chiamarlo, 67. Che stiamo facendo col governo, è per abbassare l'età dai 67 ai 62. Mm. Poi uno può arrivare a 62 anni o a 67, se ha i contributi che superano la minima, avrà, come si dice, la pensione in base ai contributi versati. Se invece ha versato contributi pochi e la sua pensione maturata dai contributi è inferiore alla minima, se non ci sono altri redditi, quella quota maturata verrà integrata fino alla pensione minima. Bene. No, ma io volevo solo sapere, la pensione minima, cioè 20 anni i contributi rimane a 67 o stanno parlando di far qualcos'altro? Signora, 20 anni di contributi rimane a 67, noi stiamo chiedendo che con 20 anni di contributi si possa andare anche a 62, così siamo più chiari. Cioè il sindacato sta chiedendo al governo... Mi sento male, mi sento malissimo.
Vabbè, intanto la ringrazio, grazie per averci chiamato. Noi andiamo avanti. Paolino Barbiero aveva... Sì, io volevo, dando seguito al ragionamento che ha fatto Monica, con quattro numeri provare a rendere chiaro quello che noi stiamo chiedendo sul fisco. Allora, il primo numero è che quasi l'85% delle tasse viene pagato sul reddito da lavoro dipendente e sul reddito da pensioni. Quasi l'85%. Siccome ci sono 8 miliardi da mettere, non è possibile, come sento dire, che gli 8 miliardi vadano a partite IVA, imprese e tutto quello che ci va dietro, quando il gettito è generato all'85% da lavoratori dipendenti e pensionati. C'è una parola che si chiama equità e noi come sindacato vorremmo affermarla nei fatti, questa parola, questo principio. Quindi chiediamo che la stragrande maggioranza degli 8 miliardi venga messo per ridurre le tasse sul reddito da lavoro e sul reddito da pensione, come diceva la Monica prima. Altra questione, gli aumenti tariffari che sono avvenuti durante l'anno 2020 hanno come effetto di trascinamento, notizia fresca di questa mattina, un aumento del costo della vita sulle famiglie per circa 9 miliardi e mezzo. Vuol dire che ci saranno 9 miliardi e mezzo in meno di consumo e se c'è meno consumo chi vive sui consumi degli altri avrà meno redditività, quindi anche le partite IVA che sono quelle che normalmente fanno il commercio, fanno il turismo e via di questo passo. Quindi perché dare soldi là e non darli a quelli che possono ripristinare i propri consumi e far girare in modo virtuoso il tutto? Allora, penso che non ci voglia un economista per capirlo. Certo. Spero di averlo spiegato in maniera semplice, ma la rivendicazione del sindacato è questo. Gli 8 miliardi diamo a quelli che avranno meno potere d'acquisto per effetto di ciò che è successo. Perché se poi quegli 8 miliardi li rimettono in circuito, fanno, certo, come si dice, girare l'economia. Ecco, io vorrei invece parlare con Graziano, perché c'è tutta una serie di scadenze da adesso in poi. Graziano, eccolo qua. Allora, la prima... Buongiorno a tutti, buongiorno Daniela. Il discorso è questo, abbiamo la prima scadenza utile del 30 di novembre per presentare la dichiarazione dei redditi ancora nei termini. Questa è l'ultima chance per presentare la dichiarazione senza sanzioni per tardiva presentazione. Trascorso questo termine sarà possibile presentare la dichiarazione dei redditi entro il 28 di febbraio del 2022. Ecco, vogliamo anche specificare chi è che ha l'obbligo di presentare la denuncia dei redditi? Sì. Sì, senz'altro. Per esempio, prima Monica aveva parlato di persone che avevano ricevuto sussidi o persone che avevano perso il lavoro, avevano usufruito della cassa integrazione, per cui la somma di questi due redditi o redditi, cambio di datore di lavoro a seguito anche emergenza Covid, per cui magari l'azienda è cessata, ha trovato lavoro presso un'altra azienda, queste sono tutte le modalità per cui mi ritrovo obbligato poi a presentare la dichiarazione dei redditi. Dico una cosa in più, che trascorso il termine del 30 di novembre, l'Agenzia delle Entrate, come al solito, manderà a casa delle letterine dicendo: guarda che a me risulta che hai avuto due posizioni lavorative, oppure hai avuto un contratto di lavoro, più hai percepito un reddito di cassa integrazione. Ricordati che entro il 28 febbraio puoi fare la dichiarazione pagando 25 euro di tardività. Per cui non mettiamo nel cestino questa busta che ci arriva dall'Agenzia delle Entrate se non riusciamo a fare la dichiarazione entro il 30 di novembre. Ma abbiamo tempo fino al 28 febbraio per farla, perché poi non è possibile più rimediare. Per cui con 25 euro praticamente ravvedo la tardività per la presentazione della dichiarazione dei redditi, dopo la dichiarazione sarà omessa, ma le sanzioni sono molto più elevate per quanto riguarda l'omissione della dichiarazione, perché verranno riconosciute in sede secondaria, per cui arriveranno entro il settimo anno dell'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, aumentando le sanzioni e poi aumentando anche gli eventuali interessi per l'importo. Per cui bisogna sempre stare molto attenti. Certo. Una cosa che mi ci tengo a dire è: chi avesse ricevuto trattamenti dall'INPS, ricordo come ogni anno che la risposta "ma io non ho ricevuto niente dall'INPS" non è valida, perché praticamente l'INPS sono ormai anni che non manda a casa la certificazione unica, la certificazione, certo, dei redditi. Tutto la si scarica con lo SPID o con la carta d'identità elettronica, oppure tranquillamente rivolgendosi al CAF, il CAF in sede di compilazione della dichiarazione dei redditi è in grado di scaricare il modello previa, un'apposita delega, giustamente,
scarica l'apposito modello per poter compilare correttamente la dichiarazione dei redditi. Queste sono tutte cose che purtroppo ancora si sentono a distanza di diversi anni in cui l'INPS non manda a casa nessuna comunicazione per quanto riguarda le CU, le certificazioni uniche, come non manda nessuna comunicazione ai pensionati qualora devono presentare le dichiarazioni reddituali, ovvero i cosiddetti RED. Per cui magari il pensionato, ad esempio, tipico esempio, la vedova, non sa che magari in determinate circostanze deve presentare questa dichiarazione reddituale al fine di vedersi riconosciuta la pensione di vedovanza oppure vedersi riconosciute le eventuali maturazioni. Sì. E praticamente a magari certo. Arriva la raccomandata dicendo guardate che siamo passati oltre della scadenza. Graziano, la fermo solo un attimo perché c'è una telefonata. Buongiorno. Buongiorno signora. Buongiorno, lei chiama da dove? Come si chiama? Io mi chiamo Valentina, sono da San Donato di Piali. Buongiorno, dica pure. Io sono una straniera, ma vivo 21 anni in Italia. E, allora, 5 anni ho fatto l'assistenza, 16 anni ho fatto la cameriera. E volevo, io a 30 gennaio faccio 71 anni. Posso chiedere anche io se ho diritto a un piccolo pensione? Paulino. Beh sì, se ha fatto i 21 anni di contributi può fare la richiesta di pensione, poi in base ai contributi versati verrà fuori la cifra di pensione, se è sotto i 500 euro ci sarà l'integrazione al minimo, quindi il consiglio che do alla signora è quello di recarsi al patronato Inca di San Donà, che è quello più vicino, o se vuole venire da noi quello più vicino è a Motta di Livenza o Oderzo, gli facciamo la consulenza e vediamo tutto quello che è, però per come me l'ha detta le condizioni ci sono, poi vanno fatte le verifiche con le carte, cioè se i 21 anni ci sono contributi versati, avendo superato i 20 anni la signora ha diritto a maturare la pensione di vecchiaia. Signora, ha sentito? Penso di sì. La Valentina si è persa. Ecco, si è persa, però insomma l'importante la risposta è che abbia sentito dove andare. Esatto. Dunque noi torniamo invece a parlare con Graziano perché stiamo parlando delle scadenze e della denuncia dei redditi. Sì, appunto, con il 30 di novembre, per cui è il nostro baluardo stabile per presentare la dichiarazione dei redditi. Poi l'ulteriore scadenza che abbiamo è quella del 16 dicembre, che è il versamento del saldo dell'IMU, che purtroppo è l'altra spada di Damocle che incombe sui contribuenti. Per fortuna non viene tassata l'abitazione principale, per cui non sono tantissimi, però ci stiamo già muovendo per mandare ai nostri clienti inviare a casa la seconda rata da pagare a titolo di saldo. E però dobbiamo anche ricordare sempre ai nostri contribuenti che se da quando sono venuti a fare il calcolo dell'IMU adesso sono intervenute delle variazioni per cui hanno acquistato, venduto, hanno ricevuto per successione degli immobili, è necessario aggiornare la posizione, perché a differenza della dichiarazione dei redditi, l'IMU è un'imposta corrente, ovvero nel 2021 si paga tutto ciò che è accaduto nel 2021, mentre nella dichiarazione dei redditi 2021 andiamo a pagare ciò che è avvenuto nel 2020. Per cui c'è sempre questo problema che magari qualcuno pensa di agire come per la dichiarazione dei redditi e magari si perde un anno. È vero che si può ravvedere, è vero che si può, ma è sempre meglio non pagare sanzioni in merito. Per cui i nostri clienti abituali riceveranno a casa una lettera, sono in corso di spedizione in questi attimi. Per cui entro i prossimi 10 giorni mi arriveranno a domicilio. Mentre per quanto riguarda tutte le persone che hanno ricevuto o in eredità o hanno avuto delle variazioni perché hanno acquistato e venduto, come dicevo, è il caso che si ripassino presso i nostri uffici, fissino l'appuntamento per poter ricalcolare l'imposta dovuta per l'anno 2021. Bene, poi parleremo, anche c'è una telefonata ancora, quindi la telefonata, buongiorno. 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 Buongiorno, chiama da dove? Io chiamo da Trevignano. Da Trevignano, e lei invece si chiama? Fumiroli Annalisa. Annalisa, allora faccia pure la domanda. Annalisa. Sì, sì, Annalisa, dica pure. Io volevo chiedere, ho i 20 anni di contributi di fabbrica. Sì. Di fabbrica e attualmente lavoro come colf, volevo chiedere se i contributi di colf
vanno a incentivare sulla pensione che avrò, penso a 67. Sì. Sì, perché si sommano, chiaramente hanno coefficienti diversi, ma si sommano, quindi quello che versa nella parte di lavoro come colf vanno a sommarsi ai 20 anni di contributi già versati quando faceva la lavoratrice dipendente. E poi la somma dei due attraverso i coefficienti stabiliti darà la sua rendita pensionistica. Quindi se continua a lavorare regolarmente, a fare la colf e pagare la parte dei contributi stabiliti, quelli servono ad aumentare la pensione finale quando andrà in pensione. Bene, ci fermiamo, qualche istante di pubblicità, poi torniamo di nuovo in studio. Siamo tornati nuovamente in redazione, sempre in studio, e dunque subito una telefonata. Buongiorno. Pronto? Buongiorno. Buongiorno, Nadia da Treviso. Buongiorno signora Nadia, dica pure. Niente, io volevo chiedere no a Barbiero, al signore che ha parlato per ultimo. Graziano, signor Graziano, dica pure. Niente, volevo chiedere come posso fare, perché ho una casa con due numeri civici. Praticamente su una abito io, a fianco ho dato incomodato uso a mio figlio. Come posso fare per togliere il numero civico e fare uno solo? Grazie, arrivederci, buongiorno. Grazie. Ok, allora, dal momento che sono stati attribuiti due numeri civici, vuol dire che le due unità immobiliari sono indipendenti, per cui non è che si possa fare molto, a meno che lei non faccia una ristrutturazione, renda unica, faccia un'unificazione delle due unità immobiliari. Questa è l'unica risposta che mi viene da dare. Poi ci potrebbe essere un vincolo, per cui bisognerebbe vedere l'intestazione delle due unità immobiliari se è equivalente, perché se sono le stesse persone, gli stessi proprietari, si può fare l'unificazione, altrimenti non è possibile perché c'è un problema di intestazioni, a meno che non si transiti per altra notaria. Per cui la prima cosa è da vedere l'intestazione, seconda cosa, si potrebbe unificare e fare un'unica abitazione, però bisogna calcolare un attimino i costi e i benefici, certo. E secondo me, se vuole, siamo a disposizione per qualsiasi informazione in tale senso, visto che seguiamo anche le ristrutturazioni 110 e tutti i bonus della casa. Parliamo anche, e torniamo a parlare della manifestazione, perché altro argomento importante è il sociale e... Leggo qua, incrementare le risorse, introdurre i livelli di essenziali in vista della legge sulla non autosufficienza. Sì, questo è un tasto dolente che il sindacato di pensionati sta da molti anni premendo. E tra l'altro proprio in queste settimane noi abbiamo cominciato un giro di confronto con le case di riposo, i centri residenziali per anziani, come sono chiamati, e siamo molto preoccupati perché la pandemia, nella prima fase, abbiamo conosciuto le case di riposo purtroppo per tutte le persone che sono morte. Nella seconda fase, a quella attuale, se ne parla un po' meno, però stanno entrando tutte in difficoltà, sia economica sia sotto l'aspetto delle risorse umane. Economica perché non sempre hanno tutti i posti letto pieni e quindi hanno minori entrate sia da rette sia da contributi che dalla regione. La regione ha fatto dei ristori nel 2020 inferiori a quella che è stata la perdita comunque delle case di riposo, nel 2021 non ha ancora fatto ristori, senza dimenticare che le case di riposo, come tutti, hanno avuto maggiori costi per mettere le strutture in sicurezza. E questo è il primo elemento di negatività che stiamo riscontrando. Il secondo, come si dice, la seconda criticità che ci sta nelle case di riposo è che non c'è più la coda di persone per andare in casa di riposo, anche perché con le norme attuali uno porta il proprio genitore in casa di riposo, se gli va bene lo vede una volta alla settimana e anche in fretta e in condizioni sempre di distanza, e quindi esatto. C'è chi magari attende un po' di più per fare questo passo e prova ad assisterlo da casa. Bisogna poi ricordarci che le case di riposo, molte, avevano anche i centri diurni e quindi tutta quell'attività è stata chiusa e quindi sono di nuovo minori entrate. Allora noi vorremmo concludere a breve questo giro
per fare pressione poi sulla regione perché prenda in mano questo capitolo, certo, e metta le risorse, sia quelle che ha la regione sia quelle che noi stiamo chiedendo a livello nazionale, perché ci sono circa 35.000 famiglie che hanno i propri cari, certo, nella casa di riposo in Veneto. Se ci aggiungiamo poi anche tutto il lavoro dei centri diurni, raddoppiamo questo numero e voi capite che è una situazione importante, è un pezzo di sociale che va salvaguardato, e qui non ci sono risorse, non ci sono risorse neanche sul PNR. Di recente è stato fatto anche un convegno a Treviso con le case di riposo dove è stata denunciata questa carenza. Noi vorremmo passare alla protesta, ma non fine a se stessa, per provare a incassare quelle risorse necessarie per mantenere in equilibrio il sistema, anche certo, perché sennò le case di riposo per recuperare le perdite rischiano di contenere i costi, certo, diminuendo la qualità, certo, e noi dobbiamo pensare non a noi stessi perché in casa di riposo non ci siamo, ma certo, a tutti quelli che ci sono e quelli che potrebbero andarci quando ce ne sarà il bisogno. Oltre a questo, per chiudere, c'è anche uno spostamento di personale dalle case di riposo verso gli ospedali, e siccome tutto è governato la regione, non è che noi facciamo gli anziani o le persone di serie A, di serie B. Chi va in ospedale in qualche modo la tutela ce l'ha, perché sposta le persone preparate a lavorare e dall'altra parte si lascia vuoto. Bisogna colmare in fretta. Io non so, cioè, vorrei essere chiaro, è un grido di allarme che stiamo lanciando, ma perché me lo sento sulla pelle quando facciamo gli incontri all'interno delle case di riposo, sia parlando con gli ospiti, sia parlando con i lavoratori e chi deve dirigere le case di riposo. C'è un'altra telefonata, buongiorno. Sì, buongiorno, sono Valerio Gianfranco da Cessaglio, in provincia di Treviso. Buongiorno, dica pure. Approfitto di Barbiero. Ecco, signor Barbiero, qui passano i governi, però non cambia tanto per il sindacato. E io è tanto che mi batto e insisto che il sindacato, in un paese moderno, che noi siamo tra i paesi più moderni al mondo, dovrebbe essere dentro nel consiglio di amministrazione delle aziende pubbliche e private, perché si girano tanti soldi, e i sindacati è la tutela dei lavoratori e praticamente dei pensionati, e secondo me per diritto dovrebbe essere dentro. Volevo il suo parere, buongiorno e grazie, buon lavoro. Grazie, grazie a lei. Beh, io sono d'accordo, in alcune istituzioni, per esempio l'INPS, noi essendo soci di maggioranza dell'INPS, perché i lavoratori pagano i contributi e poi ricevono la pensione, siamo dentro. Io faccio parte del comitato provinciale dell'INPS come altri miei colleghi in altre province, e là dentro tentiamo di risolvere tutte le questioni critiche che di volta in volta ci sono davanti. Poi sulle aziende, anche qui, quando si parla di entrare in consiglio di amministrazione, si fa riferimento ai paesi anglosassoni. Allora, a me piacerebbe tanto, però non deve cambiare solo il sindacato, devono cambiare anche le imprese. Cioè, il sindacato tedesco che è dentro nelle imprese multinazionali o nazionali, il sindacato svedese, io che ho avuto modo per anni di seguire l'Electrolux e quindi avevamo il CAE, il Comitato Aziendale Europeo, beh, ti trovavi di fronte a imprese diverse in termini di comportamento e di confronto con i sindacati rispetto a quelle in Italia. La stessa Electrolux in Svezia si comportava in un modo, quando era in Italia si adattava purtroppo alle regole italiane e ne approfittava. Basta guardare a DHL, che se è in Olanda si comporta in un certo modo perché ci sono dei vincoli e delle leggi date da quel governo. Quando viene in Italia, visto che magari qui c'è una carenza legislativa su una serie di aspetti, ne approfitta subito. Però in linea di principio io sono d'accordo con quello che diceva Lorenzo, se non ho capito male il nome. E questo sarebbe un'opportunità in più di crescita culturale anche dei lavoratori, non solo del sindacato. Bene, intanto la ringrazio. La partecipazione non fa mai male. Certo, assolutamente. Ringrazio il telespettatore. Io volevo dire, siccome non manca tantissimo, un percorso di mobilitazione che parte dal 20 di novembre 2021, dunque manifestazione importante sui, l'avete sentito, gli argomenti cardine, pensione, fisco, lavoro e sociale, soprattutto con il grido d'allarme di Paulino Barbiero sulle case di riposo, ricordiamo, situazione che è difficilissima, ricordiamo insomma questo aspetto un attimo. Beh, è difficilissima proprio per i motivi che dicevo prima, cioè il sistema si regge
sul fatto che le case riposo lavorino in piena capienza, si regge sul fatto che ci siano le professionalità necessarie per curare e dare qualità al servizio agli anziani, si regge se i familiari possono partecipare a questo percorso e quindi bisogna uscire il prima possibile dal vincolo di chiusura di queste case riposo, anche perché oltre a non vedere i propri cari, queste case riposo non si fanno più attività. Cioè, paradossalmente bisogna andare a fare le preghiere in chiesa scaglionati. Prima si facevano dei piccoli spettacoli dove tutti stavano assieme, cantavano, ballavano, anche in alcuni casi chi poteva farlo. Okay? Quindi va ripristinata questa questione. Se poi ci aggiungiamo tutta la parte dei centri diurni che sono chiusi, è una preoccupazione vera e vedo che non è discussa, non è affrontata come dovrebbe. Poi sulla questione delle manifestazioni, che tante cosa fa il sindacato? Guardate, oggi per esempio a Roma c'è un'iniziativa unitaria di CGL e CISL UIL dei pensionati proprio per ribadire questi punti. C'è stata la manifestazione sabato degli edili. Abbiamo migliaia purtroppo ancora di aziende in crisi. Scusi, siamo purtroppo in chiusura. Devo ringraziare Graziano che è stato con noi, anche Monica, ringrazio anche Paolino, ringrazio i registi, purtroppo siamo proprio in chiusura.